Eccoci qua, noi siamo pronti e pronte Elena Testi che dalla Lombardia ci darà notizie rispetto a questa riapertura, come si fa, come si sta organizzando la Lombardia. Arrivano notizie anche dallo Spallanzani di Roma e lì c'è Luca Sappino e poi torna a trovarci il professor Morrone per rispondere alle vostre telefonate. Vedremo anche come si stanno muovendo le imprese dal nord al sud del paese per ricominciare per questa riapertura che tutti vorrebbero fosse il 4 di maggio, certamente lo vogliono al nord. Cominciamo con Giovanni Floris e Gianrico Carofiglio, vi aspetto tra poco, pochissimo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon venerdì a tutti. E appunto è venerdì, che settimana è stata quella che abbiamo vissuto? Sicuramente abbiamo molto parlato di fase 2, di riapertura. Ci siamo molto interrogati sul quando e forse la domanda vera che ci dobbiamo fare è prima innanzitutto come e dunque poi quando, anche perché questo potrebbe essere un brutto gioco dell'oca in cui fai un errore e ritorni alla casella di partenza. Ne parleremo, parleremo molto oggi di queste riaperture, di come le regioni del nord spingono, ma anche parleremo di quali sono le soluzioni economiche per affrontarlo questo dopo. Intanto partiamo dalla Lombardia, c'è Elena Testi a proposito di riaperture. Elena? Allora Tiziana, noi siamo al Pioltello. Il Pioltello è un comune poco, insomma, poco al di fuori della città di Milano e ve lo faccio vedere questo quartiere perché questo quartiere è uno dei focolai nell'Interland milanese. Qui ci sono dei palazzi dove dentro le quarantene sono durissime perché sono appartamenti, ci spiegavano, di 40-50 metri quadri dove dentro addirittura vivono persone, nuclei familiari di 10 persone. Alcuni non hanno i terrazzi, quelli che vedete sono i pochi che affacciano insomma per strada, sulla strada anzi, e vi ricordo che Milano comunque solo nella giornata di ieri ha avuto 277 contagi in più, qui arrivano a 14.952 e se da una parte abbiamo ancora focolai accesi, dall'altra invece in Regione Lombardia proprio in queste ore si sta parlando di quella fase 2 di cui parlavi anche tu prima e di come poter procedere. Per adesso si pensa a 7 giorni lavorativi a settimana, a degli orari di lavoro scaglionati, quindi a delle entrate comunque per diminuire l'affollamento sui mezzi pubblici in maniera diversa. E poi ci si chiede, ma chi darà il permesso alle persone di rientrare al lavoro? Ebbene, noi ve l'avevamo detto ieri in chiusura, saranno effettivamente i medici di base e soprattutto con una di loro chiariremo quali sono ancora i dubbi, se ci sono delle lacune nella nota che ha effettuato la Regione Lombardia e che cosa ancora non è chiaro e dove potrebbe riprendere il contagio. E infine vi do quel bollettino che vi do ogni giorno. Aspetta, vi dico solo che un attimo Elena, perdonami, sono... per capire, quindi c'è una nota ufficiale della Regione Lombardia che demanda ai medici di famiglia di dare o non dare, di verificare probabilmente con un tampone o con cosa se le persone possono o non possono andare al lavoro? Allora, verrà certificato dai medici di base attraverso il tampone, quindi non ha nulla a che fare con i test sierologici, 21.000 test sierologici al giorno, non si è ancora capito chi si occuperà di fare quelli, i medici di base per adesso hanno in carico i tamponi ed effettueranno i primi tamponi alle persone che rientreranno al lavoro, cioè a quelle categorie a cui sarà permesso dal 4 maggio in poi di poter andare sul proprio posto di lavoro. Ci sono ovviamente molte cose da chiarire perché la decisione è stata presa ieri, allora è arrivata questa nota e dopo provvederemo a chiarirla perché potrebbe essere anche un metodo allargato. Quindi insomma più tardi cercheremo di dissipare tutti questi dubbi. A fronte però questi dubbi verranno dissipati a fronte di quella che ancora è una fase 1, perché questo l'ha detto anche il vicepresidente Sala, perché ieri sono stati registrati 941 casi in più di coronavirus senza calcolare il sommerso ed è sempre bene dirlo. E purtroppo i decessi che qui non scendono sono sempre tanti perché sono 231 in un giorno e arriviamo dall'inizio della crisi a 11.608.
Grazie Elena, ci ritroviamo più avanti. Che succede Alessio? In questi minuti il governatore della Lombardia, Fontana, ha aggiunto che la ripartenza dovrà cominciare dal settore dell'edilizia. Lo vedete nel lancio di agenzia dell'ANSA di poco fa. Andiamo da Luca Sappino, Roma Spallanzani. Luca. Sì, Tiziana, volevo cominciare con un dato, perché nell'ospedale dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani sono al momento assistiti 137 pazienti positivi al Covid, di cui solo 20 necessitano di supporto respiratorio. Ti do questo numero perché 137, ieri erano 155. Allora è questo numero che indica, diciamo, il calare della pressione dei pazienti Covid su il sistema sanitario regionale, che ci indica come sta andando nella regione Lazio, più del numero dei nuovi contagiati, che comunque ieri era 148. Sono dall'inizio dell'emergenza Covid, quindi 5.380 quelli certificati nella regione Lazio, perché lo diceva anche Elena Testi, c'è poi il sommerso, ci sono gli asintomatici a cui nessuno fa il tampone, i casi nel Lazio, e sono 316 però i deceduti dall'inizio della vicenda qua nel Lazio. Voglio però, sono qua soprattutto per darti un'altra notizia che ci parla di test sierologici, perché mentre oggi è attesa dalla Protezione Civile, dal commissario Arcuri in particolare, la call riservate alle aziende che potrebbero fornire una prima partita di test sierologici per l'iniziativa del governo nazionale, che prevede 150.000 test fatti, distribuiti per aree geografiche e a livello demografico della popolazione, insomma 150.000. Ma succede qualcosa? Come su altri argomenti, le regioni stanno procedendo in ordine sparso. La Lombardia partirà il 23, ce lo diceva ancora una volta Elena. Qui nel Lazio, in realtà, già domani l'assessore D'Amato ha detto, visto che non abbiamo ricevuto indicazioni e vogliamo cogliere un velo di polemica, noi procediamo all'acquisto dei tamponi, perché qui, l'abbiamo raccontato in precedenti collegamenti, lo Spallanzani, Tor Vergata hanno fatto gli studi sui test sierologici e quindi si procede. La regione comprerà i suoi e l'ospedale Spallanzani, per questo sono qua, da lunedì farà il test sierologico a tutti i suoi dipendenti, in particolare a quelli che sono destinati all'assistenza domiciliare, perché molti dei pazienti Covid sono assistiti, non arrivano proprio in ospedale, sono assistiti domiciliarmente, ed altri arrivano in ospedale ma poi vengono dimessi ancora positivi, con sintomi però gestibili a domicilio. Bene, da qua lunedì si parte con dei test sierologici, anticipando in qualche modo quelle che sono le mosse del governo. Grazie Luca, anche con te ci ritroviamo più avanti. Intanto vi dico, cominciate a chiamare, credo lo stiano già facendo Alessio, perché torna a trovarci il professor Morrone. Chiamano e scrivono. Chiamano, scrivono per parlare con lui e per rivolgere al professor Morrone le loro domande. Stiamo vedendo la nostra autrice che è al telefono dietro praticamente questo schermo. Saluto Giovanni Floris, lo conoscete, conduttore di Martedì, volto notissimo di questa rete. Ben trovato Floris. Buongiorno a tutti, ciao Tiziana. E saluto Gianrico Carofiglio, ben trovato Carofiglio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Floris, voglio partire subito dall'ultima agenzia di Fontana che dice che parte sempre il 4 maggio, parte tutto? Certo. Mi confermi Alessio? Salvo intese, il 4 maggio parte tutto, si parte dall'edilizia. Allora la domanda, Floris, poi entriamo nel dettaglio di quello che sta accadendo tra governo, regione eccetera, però c'è una specie di fronte del nord, no? Allora, il punto è, cosa ci racconta questo fronte del nord sostanzialmente compatto che chiede la riapertura, e la riapertura subito di tutto il 4 maggio? È un tema che non deve essere sposato al fronte del nord, secondo me. Il fronte del nord non dà sicurezza in questo momento. Ci sono molte differenze tra Zaia e Fontana su come hanno affrontato il virus. Ci sono molte differenze in quello
che ha detto Fontana prima, che ha detto Fontana dopo, e sono d'accordo con tutte le persone che dicono che bisognerà porsi questi problemi politici successivamente. Diverso è il lavoro della magistratura, che se va fatto va fatto. Però in questo momento il tema della riapertura non deve essere, dal mio punto di vista, un tema politico, deve essere un tema economico e scientifico su cui deve decidere la politica. Io sono convinto che il tema della ripartenza debba avere due aspetti: da un punto devono esserci condizioni comuni per tutti di sicurezza, dall'altro date differenziate di ripartenza. Quindi adesso entriamo nel merito di quando e di come, diciamo, perché sono certamente i due punti sui quali possiamo e dobbiamo fare una discussione. Prima però la giornata vista attraverso i social, Alessio. Il tema di discussione è il medesimo, la riapertura in tutte le sue declinazioni. In tendenza tra i primi posti c'è Immunica, il nome dell'app che è stata annunciata per tracciare i positivi e soprattutto i loro contatti, sarà su base volontaria. C'è anche una polemica politica, tantissime le interazioni, come potete vedere. La polemica politica arriva dalla Lega, che dice: abbiamo scoperto dell'esistenza e dell'avvio di questa app soltanto dai titoli dei giornali. Sarebbe buono e utile che il commissario Arcuri o chi per lui venissero in Parlamento a riferire. E poi, a proposito di Parlamento, a Parlamento europeo e di comportamenti di un partito, la Lega, ma anche Forza Italia, Corona Bond è in tendenza. Questa è una notizia sul profilo Twitter dell'Ansa. L'Europarlamento, la Lega vota contro i Corona Bond. È una notizia di qualche ora, ma l'hashtag è sempre in tendenza, a conferma del fatto che intorno al mondo coronavirus, anche dal punto di vista del contagio economico, c'è grande fermento. Come è diventato virale il video della cancelliera tedesca Angela Merkel, che spiega il meccanismo matematico alla base della strategia di prevenzione dei contagi e della riapertura. Merkel, che ha una laurea in fisica e un dottorato in chimica quantistica, quindi gioca in casa, esatto, ma ha spiegato con grande semplicità e grande proprietà di linguaggio quale sia l'andamento del virus e della lotta al virus. Chiudiamo come sempre con un messaggio positivo. Questo è un post di qualche giorno fa, che però è diventato virale oggi, dell'azienda USL di Piacenza. Una chitarra, due chirurghi stanchi a fine turno, una canzone improvvisata per sciogliere la tensione. All'ospedale di Castel San Giovanni succede anche questo. Suonano i Creep dei Radiohead, Simone Isolani e Ruca Rosato. Allora, Gianrico Carofiglio, intanto mi fa piacere ricordare il titolo del suo ultimo libro, vedi, però ho detto figlio, che in effetti è un po' così, che è La misura del tempo, e mi fa piacere ricordarlo anche perché è un titolo che mi consente di chiederle, prima di entrare nel merito, diciamo, delle varie questioni che mi interessa affrontare con lei e con Floris, è un titolo che mi consente di chiederle che tempo stiamo vivendo, qual è il sentimento dominante in questo momento? Ma io non sono capace di rispondere a questa domanda sul sentimento dominante. Mi sento di dire, è una banalità, ma credo che si possa affermare in maniera abbastanza tranquilla, che non sarà più possibile non tener conto di quello che è successo. C'è un prima e c'è un dopo. Oggi ho ricevuto una mail da un signore che mi diceva: ci siamo conosciuti nel lontano 2019. A lui è scappata questa cosa, ma mi è parsa una intuizione fulminante, perché in realtà tutto è adesso lontano, quello che è accaduto prima del febbraio 2020. Quindi intanto potremmo dire che è un tempo dilatato. È un tempo dilatato e contemporaneamente contratto. Il tempo ha questa natura, e nel libro se ne parla anche, di essere un'entità paradossale. Si noti come, per esempio, il tempo acceleri con l'età, perché quando si diventa più grandi si smette di stupirsi, di osservare il mondo con occhi stupiti, ed è quello che vediamo anche, diciamo, nella quiete a volte un po' accidiosa della reclusione che stiamo vivendo. Capire o cercare di capire il carattere paradossale del tempo forse ci aiuta a sfuggire a questo tipo di trappola. Allora, ricordo tra l'altro che La misura del tempo è tra i 12 finalisti del premio Strega. Andiamo in pubblicità, non senza la nostra raccolta fondi. Vedrete il cartello, avete modo di prendere tutte le indicazioni da lì. Pubblicità, e poi entriamo nel merito delle varie questioni con i nostri ospiti. Tra poco.
Eccoci qua di nuovo in studio, sono con noi Giovanni Floris e Gianrico Carofiglio. Floris, riparto da lei. Oggi qualcuno ha scritto, De Aio credo sulla stampa, ha parlato di pantano della fase 2, l'accennavamo prima. Il punto forse che dobbiamo chiederci se dare la priorità al quando invece che al come, o se invece tenere presente che il come fa la differenza. A me viene in mente appunto il gioco dell'oca che finisce male e tu torni alla casella di partenza se fai un errore. Quanto siamo consapevoli, quanto chi ci guida e anche le regioni sono consapevoli che il come davvero fa la differenza? Guarda, secondo me quando e come vanno insieme. Ti faccio un esempio che non è legato all'economia. Noi stiamo parlando della scuola se deve ripartire. No? Quando deve ripartire, ormai si sa che a naso partirà a settembre. Perché considerare la scuola? Perché non considerare, ad esempio, che possano tornare negli istituti gli studenti che hanno la maturità? O gli studenti che hanno l'esame di terza media, invece che tutte le scuole piene. Stiamo parlando di quando deve ripartire l'edilizia. Una cosa sarà probabilmente farla ripartire in Lombardia, dove il numero dei contagi, al di là dell'andamento della curva, è altissimo, il numero assoluto, non percentuale, e al sud Italia dove magari è più basso. Allora, secondo me, e però per questo serve la visione centrale, appunto, come dicevamo prima, non deve essere la battaglia del nord, del sud o del centro, serve una visione di insieme che dica sulla base dei dati epidemiologici e sui dati statistici, sull'andamento statistico, che dica: guardate che oltre questo limite la sofferenza diventa eccessiva. Ho sentito dei virologi che dicono: mettiamoci in testa che questa per lungo tempo sarà una malattia terribile della quale si muore. Esistono tante malattie delle quali si muore, e allora bisogna iniziare a pensare, non immediatamente, non di punto in bianco, ma bisogna pensare come vivere e come convivere con un virus spaventoso. E questo è il discorso del come. Il discorso del quando è un discorso che tiene di vista altre variabili che vanno considerate tutte insieme. Quella è la politica. Sì, quello è la politica, e poi bisogna capire bene chi decide, perché nel frattempo abbiamo messo insieme, diciamo, vari livelli. Non sempre questi livelli vanno d'accordo tra loro, però, e arriviamo anche a questo punto, alle varie task force. C'è un numero incredibile di persone che in questo momento si occupano dell'emergenza coronavirus. Però prima, diciamo, con Carofiglio vorrei fare questo tipo di valutazione. Io, quando parlo del come, parlo sostanzialmente della questione sanitaria, vale a dire che ancora noi non abbiamo capito esattamente se per tornare ad una vita che non sarà la stessa vita di prima, ma che è una vita di convivenza con questo virus, dobbiamo essere tutti tamponati, cioè dobbiamo tutti aver fatto un tampone che ci dice che siamo negativi, ma il tampone ci dice che siamo negativi in quel momento, non è detto che dopo 5 giorni noi non si diventi positivi. Allora dobbiamo aver fatto tutti un esame sierologico, e quale esame, dal momento che le regioni ne stanno già facendo di alcuni tipi? Dobbiamo essere tutti monitorati attraverso le app. Adesso abbiamo saputo come si chiama l'app, Alessio? Si chiama Immuni, sarà su base volontaria. Però è su base volontaria, ci vuole il 60%. Ecco, allora, quando io parlo del quando e del come, mi preoccupo del come, è perché io non ho capito qual è la nostra direzione, ma magari, Carofiglio, sì. No, troppo ottimistica rispetto alle mie capacità. Sono una donna fiduciosa io. La ringrazio della manifestazione di stima, ma ovviamente non lo so. Qualche riflessione sul metodo però forse possiamo farla. Intanto sulla comunicazione che le autorità e gli esperti stanno praticando in questa vicenda, che non è immune da difetti, perché prendiamo spunto da un dettaglio che è una normalità nella scienza, ma che bisognerebbe sottolineare. Gli scienziati la pensano diversamente su molti temi e anche su questo tema, e dicono cose diverse, e in questo non c'è nulla di male. Però se ogni scienziato si presenta all'opinione pubblica rilasciando a volte un numero di dichiarazioni che si potrebbe ridurre, e dichiara quello che dichiara come se fosse una verità assoluta, l'effetto di confusione
aumenta, l'opinione certo. pubblica e della politica è piuttosto grave, quindi rimodulare i modi di intervento non sarebbe male da parte degli esperti e da parte dei politici. Lasciamo perdere le sciocchezze grossolane su cui possiamo esprimere un'opinione netta. Ho sentito ora che da parte della Lega si è chiesto che Arcuri vada in Parlamento a riferire, che è un'idiozia, mi scusate l'espressione esplicita, in Parlamento, nell'aula del Parlamento ci vanno i parlamentari o i membri del governo. Chiedere a un tecnico di andare a riferire in Parlamento dimostra come minimo una grave confusione mentale, che è uno dei sintomi di questo problema. Allora, dicevo, il metodo, di fronte a situazioni d'emergenza di cui non abbiamo chiari tutti i connotati, le procedure corrette di azione in generale sono procedure integrate, fare più cose per tentativi non rischiosi, minimizzando il pericolo delle iniziative. E allora si tratta di cominciare, provare, verificare, tre giorni dopo vedere che succede, eventualmente aggiustare la rotta, non prendere iniziative che producano rischi catastrofici. Le voglio raccontare una storia, è una storia molto istruttiva sulle conseguenze non volute, è quella che ha dato luogo a quello che si chiama il Cobra Effect, e ora spiegherò perché si chiama così. Nel XIX secolo Nuova Delhi in India era popolata da cobra, ce n'erano tantissimi e questo era un problema per il governatorato inglese, e quindi decisero di risolvere il problema dando una ricompensa per ogni cobra morto che fosse stato portato dai cittadini, per lo più indiani, di quella città. Il piccolo problema fu che per guadagnare i cittadini cominciarono ad allevare i cobra e a portarli per prendere soldi. Il governatorato allora disse: no, vabbè, non mi lascio fregare in questo modo, e eliminò la ricompensa, e quelli che avevano allevato i cobra li liberarono per le strade della città, producendosi un effetto catastrofico. Ecco, pensare alle conseguenze non significa arrovellarsi e rimanere immobili, si tratta di prendere iniziative controllabili che non includano rischi catastrofici. Allora, prego Alessio, che voglio tornare da Floris. Un'altra dichiarazione di Attilio Fontana, del governatore della Lombardia, sul tavolo che c'è stato con i sindacati. Mi lascia perplessa la risposta dei sindacati. Hanno parlato di assenza di proposte concrete, invece, secondo il governatore, ci saranno tavoli specifici, come ci ricordava Elena. Poi è tornato sul tema dell'RSA, ma ci arriveremo più tardi. Allora, Floris, proviamo a contarli insieme. Ci sono le regioni, le quali a loro volta hanno preso anche degli esperti per farsi aiutare. Poi c'è il governo centrale. Il governo ha una serie di task force, diciamo che c'è Arcuri sicuramente, c'è la protezione civile, poi c'è Colau, poi ci sono i vari gruppi di lavoro, quelli legati agli esperti di sanità, quelli legati all'innovazione. Diciamo, c'è un certo numero di persone che sta lavorando, il che in sé, dal mio punto di vista, non è un fatto negativo, anche perché se ci sono specifiche competenze va bene. Il punto è quanto è difficile per Conte fare sintesi, quando poi, oltretutto, c'è un dato politico che talvolta fa esplodere questioni che magari, diciamo, hanno solo un sapore e un colore politico. Prego, Floris. Allora, intanto, vabbè, l'esempio di Carofiglio sull'effetto cobra è stupendo, è da manuale proprio. È da manuale, perché? Perché ogni azione, anche politica, che si fa è un'azione di cui tu conosci sì e no il 60, il 70% delle conseguenze. Il politico accorto è quello che minimizza il rischio, no? E, ci sono tanti consulenti, ci sono tanti consulenti che possono dire una cosa oppure ne possono dire un'altra, perché in fondo scientifico è l'atteggiamento di chissà che potrebbe avere torto, no? Quindi lo scienziato che ti pone delle possibilità è lo scienziato migliore. Lo scienziato che ti dice io questo non lo so è uno scienziato da abbracciare, no? Addirittura c'erano, diciamo, un filosofo diceva: il momento in cui sbaglio è per me un momento eccezionale perché so che stavo prendendo la strada sbagliata, quindi ho sbagliato, cambio strada. Questo è lo scienziato, questo è il consulente. Il politico, invece, viene riportato da questo virus, dal mio punto di vista, alla sua natura essenziale, che non era quella che ci eravamo abituati a conoscere, quella di inseguire il consenso, ma è quella di prendere decisioni utili.
utili al bene comune, quindi neanche utili solo alla sua parte o solo a chi lo vota. Facciamo conto, mandare una determinata fascia della popolazione in pensione un anno prima, ma valutare quale effetto può avere sull'economia dell'intero paese il mandare una fascia di popolazione in pensione un anno prima. Qua siamo alla natura più, diciamo, più dura, più pura della scelta politica, perché sei nella scelta tra la vita e la morte, tra l'economia e la salute. Servono politici di livello. Uno degli effetti che sicuramente dicevate in precedenza, questo mondo è diverso dal mondo che ci ha preceduto ed è diverso da quello che seguirà. Uno sicuramente sarà un ritorno alla scelta della personalità politica sulla base della sua abilità. E la competenza non sarà una competenza di settore, cioè non avremo il politico medico, il politico economista, il politico tecnico, avremo il politico che sappia fare politica. Ci si laurea in scienze politiche, ci si laurea, cioè la politica è una competenza di per sé, il giornalista è una competenza di per sé, il medico è una competenza di per sé. Si tornerà alle competenze specifiche e probabilmente in una capacità di noi elettori di scegliere con maggiore accortezza chi ci deve rappresentare. Nell'attesa noi un premier ce l'abbiamo e chiedevo, a fronte di tutto questa nutrita corte di persone che lo aiutano a individuare la strada, quanto è difficile per Conte fare sintesi, anche perché Conte deve misurarsi pure con quel contagio economico che, diciamo, non è proprio una cosa piccolina, e quindi anche lì deve fare scelte importanti, e poi si deve confrontare con questa parolaccia, è tornata ad essere una parolaccia, il MES, e chiedo a Floris, se è possibile, in un telegramma, poi voglio sentire anche Carofiglio su questo punto, cosa sta succedendo lì, quanto sono inedite o non inedite le alleanze che stiamo vedendo. Prego Floris. Allora, una premessa, le tante voci e le tante anime da accontentare o scontentare sono un difetto se giochi in difesa, se giochi in attacco per un politico sono un'opportunità, perché ogni volta che fai qualcosa fai contento qualcuno, non fai scontento qualcuno. Quindi, diciamo, se tu anticipi la maggioranza composita può essere anche un'occasione per un premier prendere delle decisioni che possono piacere o non piacere agli altri. Il MES, dal mio punto di vista, il discorso è abbastanza crudo. Noi siamo in una difficoltà economica tale che abbiamo necessità di denaro. Se arriva il denaro a tassi bassi, se anche un prestito, se anche si chiama MES, va preso. Questo per tutelare il sistema. Quando in una collettività come il nostro paese tutelare il sistema diventa la priorità, i partiti antisistema perdono terreno. Quindi ora sono in difficoltà la Lega, Fratelli d'Italia, in qualche misura la parte di 5 Stelle che dice no, perché se no succede questo. Se no è già un, diciamo, è un periodo ulteriore rispetto a quello che stiamo vivendo. Mi sembra che si stia infatti unendo gran parte delle forze politiche sul senso dell'opportunità di accettare i soldi che vengono dal MES, perché in fondo le condizioni non sono più quelle in precedenza di quando si potevano rifiutare. Però si crea di nuovo un'area di sistema, un'area di antisistema, e questo spezza sia la maggioranza che l'opposizione. Carofiglio, in realtà appunto per le opposizioni, ma anche per una parte importante del Movimento 5 Stelle, il MES, la parolaccia MES, significa mettersi da soli il cappio al collo. Perché questo è vero o perché questo non è vero, considerando che il MES di cui stiamo parlando è un meccanismo europeo, il salva stati come lo chiamavamo prima, è un meccanismo che non avrebbe le medesime condizionalità che aveva, e però loro dicono non ce le ha adesso, ma poi magari. Prego Carofiglio. Questo è molto faticoso da affrontare, questo tema, perché è una ennesima, diciamo, prova di come le strategie politiche si basino su etichette banali o banalizzanti, sul bisogno di stare dietro una bandiera. Togliamo di mezzo il nome MES. Diciamo che c'è un paese, l'Italia, che è in grandissima difficoltà e ha bisogno di soldi, in particolare per sostenere lo sforzo sanitario. C'è un soggetto di cui fa parte l'Italia, che è l'Europa, che dice ti presto questi soldi senza nessun tipo di condizione che non sia poi li dovrei restituire, perché sennò sarebbe ti regalo questi soldi, che è un concetto diverso. Ci piacerebbe, ma non funziona così. Di fronte a un'offerta di questo genere, per quale motivo uno dovrebbe rifiutare nel momento in cui accedere al credito, cioè farsi prestare i soldi, è difficile? Rifiuta per ragioni ideologiche o, peggio,
di miserabile tattica, non dico strategia, dico tattica politica. È su questo che noi dobbiamo confrontarci. Io non sono un economista, non sono un esperto, ma qualche studio di diritto l'ho fatto. È l'argomento che taluni sostengono, cioè adesso ci prestano i soldi, però poi cambiano, esatto, le condizioni, è un'altra fesseria. Oggi sono costretto a usare questa espressione in modo un po' categorico, perché il sistema dei contratti a qualsiasi livello è tale per cui quando firmi il contratto, quando ti viene rilasciato il credito, si indicano le regole e le regole sono quelle. Non è che lei viene da me adesso e mi dice mi presti per piacere 100.000 euro, io dico d'accordo. Me le, ma no, caro figlio, lei mi risponde ma no, te li regalo, perché te li devo prestare? Questo, quindi siamo già in un'altra fattispecie, diciamo. Lei ha ragione, io glieli regalerei, ma per amore dell'esempio diciamo che glieli presto. E dico, me li ridarai fra un anno senza interessi. Poi sei mesi dopo dico, no, guarda, ho scherzato. Ho cambiato idea. Sei mesi e devi darmi il 30%. Vi informo, informo gli spettatori, informo i sostenitori della tesi. Che questo della non può accadere. Che il diritto non funziona così. Quindi le regole si scrivono oggi e se ci stanno bene noi accediamo a quel prestito, quelle sono le regole d'ingaggio. Floris, prima di salutarci c'è un titolo oggi su tutti che mi piace commentare insieme. Anziani, nessuna pietà. Il racconto è quello dei 2.500 morti nelle case di riposo, il titolo di Repubblica. Si parla di strage, noi ne abbiamo molto parlato in questo studio. Che racconto è? Com'è possibile che noi non siamo stati in grado di proteggere i nostri vecchi? Potremmo proprio aver sbagliato e non solo non averli protetti, ma averli messo a rischio. E io su questo tema, diciamo, questo è un virus terribile perché sta, diciamo, soprattutto al nord decimando una generazione, no? E decimare una generazione, al di là del dolore che le singole persone, certo, provano per la perdita di un caro, ha un effetto anche sociale, culturale. La società del nord si è stratificata molto velocemente, si è trasformata molto velocemente. L'insegnamento dei nonni non è solo un problema dei singoli nipoti, è un problema di un paese che potrebbe perdere o quantomeno avere, diciamo, mettere a rischio la cultura contadina delle proprie origini, che dal mio punto di vista è un elemento strutturale fondamentale della cultura del nostro paese. Detto questo, bisogna essere molto attenti in questo periodo, perché le inchieste della magistratura sono doverose, perché quando partono a notizia di reato, no? Quindi ci devono essere. Bisogna stare attenti a non cavalcare queste indagini dal punto di vista politico, né in difesa né in attacco. È un momento talmente difficile per il Paese, è un momento talmente in cui c'è tale necessità di rimanere tutti uniti, che mai come questa volta le indagini della magistratura devono essere lasciate correre, ma senza essere cavalcate né da una parte né dall'altra. Sono temi terribili, temi su cui avremo risposta tra tanto tempo. Adesso stiamocene zitti e pensiamo al virus. D'altro canto, la magistratura davanti ad una notizia di reato deve fare il suo percorso, non è che si sospende, diciamo, il lavoro della magistratura, perché poi invece anche questo è venuto fuori, quindi viceversa. No, la magistratura è un altro discorso, c'è la separazione dei poteri. Dice Floris, attenzione a che la politica non cavalchi un tema che deve essere lasciato libero, diciamo, da strumentalizzazioni politiche. Alessio, tra l'altro, so che caro figlio ha twittato. Grazie per la sintesi, Tiziana. No, lo dicevo semplicemente perché poi, siccome abbiamo sentito invece, faccio un nome, Salvini, su tutti, dire che la magistratura in questo momento non deve fare le indagini, mi permettevo di ricordare che invece la magistratura le indagini le fa quando ritiene di farle, no? E quindi sapevo che era condiviso il pensiero. Alessio. E faccio vedere prima una notizia che è l'apertura di HuffPost. 7.000 anziani morti nelle RSA da febbraio, è un dato che, diciamo, si commenta da solo. E poco fa il governatore della Lombardia Fontana ha detto: noi sulle RSA, quindi sulle case di cura, sulle residenze assistenziali dove si trovano gli anziani, non abbiamo sbagliato. In mattinata aveva detto: abbiamo spostato lì i malati Covid per ottemperare a dei consigli che ci avevano dati i tecnici di ATS, l'Agenzia per la Tutela della Salute. Il tweet di
di caro figlio, significato della parola scaricabarile, si vedano le ultime dichiarazioni del presidente, si dice presidente per inciso, la parola governatore non esiste in alcun testo di legge sulle regioni, della Lombardia Fontana. Spettacolo eticamente ed esteticamente riprovevole. Prego, caro figlio, ha già detto tutto, però diciamo il tweet mi pare già abbastanza chiaro. Però... ha detto tutto. Guardi, la questione ha a che fare ancora una volta col metodo. Se uno è il capo di qualcosa, poche, molte, tantissime persone, a me è capitato quando facevo il magistrato, esiste una regola fondamentale, che se quelli che lavorano con te hanno contribuito al tuo lavoro, per cui poi però tu hai preso un'iniziativa, tu ti devi assumere la responsabilità. Non c'è niente di, come posso dire, di peggior gusto, per non dire altro, che affidarsi agli esperti, farsi consigliare, decidere, avendo la possibilità poi, se la decisione è buona, di dire siamo stati noi, abbiamo fatto bene, ma se le cose vanno male, no, è colpa loro. Io ho lavorato per tanto tempo con polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitava che qualcuno facesse un errore che poi... Nella vita da magistrato, diciamo. Io facevo il pubblico ministero e avevo la responsabilità di gruppi di persone che indagavano su fenomeni gravi, mi occupavo di criminalità organizzata. Nel momento in cui ricevevo il lavoro di qualcuno e lo facevo mio, se poi c'era un errore in quel lavoro, era colpa mia averlo utilizzato e dovevo prendermi la responsabilità. Questa è una regola di galateo minimo del comando, dell'esercizio del potere etico. Allora, nel ringraziare caro figlio, ricordo la misura del tempo, ricordo anche che appunto è tra i 12 finalisti del premio Strega, quindi dita incrociate. E, Floris, non voglio giocare con i suoi sentimenti, ma prima di salutarla vorrei sapere quanto le manca non veder giocare la Roma. Allora, è stata bellissima l'espressione di terrore di Floris. Ho avuto un minuto di terrore puro. Ha detto adesso che mi vuole chiedere. Allora, io mi sono visto, credo, tutta la vita di Gecko in televisione, non faccio pubblicità, tutta la vita di De Rossi, mi sono visto tutti i gol di Messi in Champions, l'altro giorno mi stavo vedendo un Atalanta-Lecce di 2 anni fa, quindi non ho nulla da aggiungere. Grazie a Giovanni Floris, grazie a Gianrico Carofiglio, spero di rivedervi presto. Facciamo entrare in studio il professor Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, che è qui per rispondere alle vostre domande. Professore, ben trovato e grazie per essere qua. Buongiorno. Dovrebbe esserci in collegamento Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Eccolo là, ben trovato De Manzoni. Buon pomeriggio. È un po' che non ci vediamo, sono contenta di ritrovarla. Dovremmo collegarci anche con Parenzo, mi dicono che insomma fra poco attiviamo. Com'è? Quasi. Quasi, quasi, quasi. Ricordiamo i numeri adesso per parlare con il professor Morrone. 06 01 90 80 96 per porre le vostre domande. Se non riuscissimo ad evaderle in diretta, noi prendiamo nota e le svilupperemo nel dibattito. L'hashtag invece per interagire su Twitter, all'esperto chiedo. Numero dei contagi. Questo è il numero a livello globale, 2.172.000 persone, il numero più alto dei contagi negli Stati Uniti d'America, che però hanno una popolazione molto ampia, secondo posto per la Spagna, terzo per l'Italia, Italia che purtroppo è al primo posto nella spiacevole classifica dei decessi per infezione da Covid-19, 22.170, diamo anche il numero delle persone guarite, che è in aumento del 5,4%, 40.164 persone tra dimessi e guariti, totale degli attualmente positivi in Italia in questo momento 106.607, secondo i dati ufficiali sempre. Allora, a proposito di contagio e di riapertura, vi voglio far vedere uno spot, credo sia uno spot, giusto Alessio, sì, che arriva specie dagli Stati Uniti, dall'Ohio, e che ci fa vedere appunto quanto, come si muove questo virus. Fatemelo vedere. Questo ci
ci racconta evidentemente quanto è importante il distanziamento sociale. Fa un certo effetto perché arriva la pallina e muove tutte le altre, viceversa se le altre sono distanziate neanche succede molto meno. Neanche un caso, mi pare troppo, però succede molto meno, professor Morrone. Viene voglia De Manzoni di chiudersi in casa per il resto, per l'eternità, diciamo, no? A me no. No, devo dire la verità, non c'è pallina che tenga. Cioè... Non c'è pallina che tenga, dopodiché uscire con le giuste precauzioni è ovvio, è normale, ci mancherebbe altro. Però non mi viene nessunissima voglia di chiudere allora, in casa. Allora, ragioniamo delle riaperture. Cioè. Oggi io voglio fare proprio un ricco approfondimento su questo tema. Come si riparte? Visto che è tutta la settimana che ne parliamo, io voglio capire come si riparte. Intanto c'è Parenzo, eccolo là, David Parenzo, ben trovato, all'aperto, che meraviglia. Sì, piccolo terrazzo mi sono messo qua, Bene. Allora andiamo da Elena Testi a proposito di ripartenza. Elena in Lombardia, che ci racconti, Elena? Allora, io sono con la dottoressa Anna Pozzi, che è la segretaria dei medici di medicina generale di Milano, cioè i nostri medici di famiglia, i nostri medici di base. Allora, noi parlavamo all'inizio proprio di questa nota che è stata mandata dalla Regione Lombardia, poi la TS vi ha dato comunicazione per quanto riguarda la fase 2. E grazie a questa comunicazione riusciamo già a capire prima di tutto chi ripartirà, quali lavoratori ripartiranno e come avverrà questo vostro controllo per poterli far tornare al lavoro, cioè tramite tampone. Esatto. Io partirei dall'inizio. I lavoratori, le categorie che rientreranno, e questo lo possiamo dire in anticipo perché la comunicazione della TS, sì, l'edilizia, il commercio all'ingrosso qui, i generi alimentari, il materiale per la scuola, cartolerie, cartolibrerie, lavanderie. E tutto questo dal 4 maggio, sì, giusto? Sì. Ora, procedendo per gradi, perché noi Tiziana ci siamo sentite ieri, stamattina, sì, perché insomma è un po' complicato capire come succederà questo. Vediamo voi cosa abbiamo capito fino tampone ad ora. Cosa serve la supervisione, esatto, dei medici di base? Allora, buongiorno a tutti. Ben trovata, dottoressa. Ci è arrivata appunto grazie. Ci è arrivata questa comunicazione da Regione e poi da ATS, che ci fa sapere che per i soggetti che lavorano nel settore sanitario e sociosanitario, il tampone verrà eseguito dalle strutture per cui lavorano. Poi ci sono i soggetti che hanno il tampone positivo perché hanno subito un ricovero ospedaliero e ATS si occuperà di fare il tampone di controllo. Mentre noi medici di famiglia ci occuperemo di tutti quei soggetti che abbiamo registrato su un portale che ci ha messo a disposizione ATS, che si chiama NCOV, e anche se non c'è una diagnosi certa, ma i disturbi che riportavano queste persone facevano ricondurre a un'infezione da coronavirus, sì, li abbiamo segnalati. Quindi dal momento che il paziente diventa completamente asintomatico dovranno passare 14 giorni e a quel punto noi chiederemo il tampone per verificare. Se sarà negativo potrà riprendere l'attività lavorativa, se diventa positivo invece continueranno i controlli finché non diventa negativo. Allora aspetti solo un attimo, stiamo parlando di quelle persone dunque che non rientrano in quella che viene considerata la statistica nazionale, cioè non rientrano nei numeri che dà la Protezione Civile il pomeriggio alle 6, stiamo parlando di del sommerso, di quelle persone che voi sapete che sono Covid, esatto, ma in realtà nessuno ha mai certificato come tali, è corretto? Esatto, è corretto. Bene. Sì, queste persone sono consegnate al vostro persone controllo, cioè voi le seguite quando, esatto, hanno esaurito i sintomi, sì, aspettate che passino 14, sì, giorni, no, glielo chiedo solo per capire se ho capito tutto, aspettate che passino 14 giorni, sì, e poi richiedete il tampone. Sempre due tamponi devono risultare, esatto, negativi o ne basta uno? No, ne basta uno. Se è negativo, allora possiamo rimetterli a lavorare.
se risultasse positivo, vanno nel canale dei pazienti che hanno il tampone positivo e che sono stati ricoverati in ospedale. E quindi vengono seguiti dall'ATS. Allora, a quel punto, esatto, e a quel punto, in quel caso, necessitano i due tamponi negativi a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Scusi solo un attimo, dottoressa, però chiedo aiuto al professor Norrone. E perché secondo lei questa differenza? No, nel senso che questi faranno il tampone positivo, allora vengono presi in carico dall'azienda territoriale sanitaria e quindi entreranno in un percorso simile a tutti gli altri. Benissimo. Dovranno essere se però curati, hanno seguiti, il tampone negativo, perché magari l'hanno fatto il coronavirus, ma magari andare al lavoro. Possono andare al lavoro, ma se poi è un falso negativo? Però, voi mi avete sempre spiegato che ci vogliono due tamponi perché uno può essere un falso negativo. Questa è una regola della regione Lombardia. Questa di cui stiamo parlando adesso. Dottoressa, non è sembrato curioso anche a lei un solo tampone? Sì, effettivamente è un po' curioso, però forse si sono basati sul fatto che queste persone non hanno mai avuto un tampone, non sono mai risultate positive. Però non sono mai risultate positive perché non sono state tamponate. Cioè, io il cane che si morde che la coda, no? Hanno documentata. Sì, io ho persone che comunque hanno documentato una polmonite virale e che non sono state tamponate perché le ho seguite io a domicilio e quindi anche queste verranno sottoposte a un solo tampone. D'altra dottoressa, parte, approfitto della sua esperienza di medico di famiglia, no? Lei l'ha visto cambiare questo virus? Perché oggi si parla invece che di 14 giorni, di 28 giorni. Si parla di una, insomma, di alcuni cambiamenti. Lei li può testimoniare? Sì, ci sono dei soggetti che sicuramente hanno il tampone positivo per molto più tempo, perché si parla, prima si parlava per tutti di 14 giorni dal termine della sintomatologia. Oggi invece abbiamo visto che ci sono persone che addirittura sono positive al tampone anche dopo 28 giorni. Tant'è che Regione Lombardia, in assenza di tampone, ha allungato il periodo della malattia. Anche la sintomatologia mi spiegava che è diversa, certo, no? Adesso. La sintomatologia, e meno male, ho la sensazione, e con me e tutti i miei colleghi, che abbia perso un po' di attività il virus, per cui anziché dare il febbrone per pochi giorni, dà una febbricola 37,5, 37,8 per molti giorni, accompagnata da astenia e anche da, molto spesso, dei disturbi gastrointestinali. Sì, anche per questo ce l'hanno raccontato. E dottoressa, mi dice, rispetto alla nota che avete ricevuto, vi è tutto chiaro, è tutto evidente, vi sentite tranquilli, avete tutte le istruzioni? Allora, le istruzioni, dopo averle lette e rilette, mi sono chiare. Che già ci dice qualcosa? Sì? Devo dire che ho un unico dubbio che non riesco a capire, nel senso che se io ho una famiglia di 4-5 persone dove ho uno solo che ha sviluppato sintomi e per cui chiedo il tampone per lui. Ah, per gli altri della famiglia? Che dovranno andare a lavorare, che sono rimasti asintomatici, cosa farò? Questo è un dubbio che mi è rimasto e non ho riscontrato risposta rispetto a quello che ho letto. Allora, noi ci auguriamo che vengano perfezionate le indicazioni, intanto la salutiamo e la ringraziamo, dottoressa. Allora, De Manzoni, diciamo che la dottoressa ci ha fatto entrare belli dritti dritti nella questione della ripartenza, delle difficoltà legate alla ripartenza, perché è evidente che lei prima diceva non c'è pallina che tenga, io voglio tornare alla vita di prima, compatibilmente evidentemente con le indicazioni mediche. Poi, come vediamo, la realtà è un pochino più complicata, no? Sì, la realtà è sempre più complicata del nostro potere di controllo che vogliamo esercitare su di essa, ma rimane un fatto che, come ci hanno spiegato praticamente tutti, con questo virus noi dovremmo convivere. Cioè, il rischio zero non ci sarà mai. No, certo. E non ci sarà neanche un rischio molto basso, per certi versi, finché non ci sarà il vaccino.
e dobbiamo scegliere di che cosa morire a questo punto, perché è evidente che anche la contenzione in casa, anche, parlo anche solo dal punto di vista sanitario, e non voglio neanche toccare il punto di vista economico, ma anche solo dal punto di vista sanitario, a lungo andare faremo i conti alla fine e trarremo le somme di cos'è stato più devastante, se il virus o le patologie correlate che sono peggiorate, si sono sviluppate, mentali e fisiche, durante la contenzione prolungata. Per cui è chiaro che oltre non si può andare. E non voglio neanche mettere in campo discorsi di democrazia che pure si potrebbero cominciare a allora, fare. Allora però chiedo anche a Parenzo, no? Adesso abbiamo sentito la testimonianza della dottoressa, medico di base, poi lei, insomma, anche col sorriso ci ha detto alla quarta, quinta lettura ho capito le indicazioni e mi rimangono dei dubbi. Ora, io non credo che sia la difficoltà di capire da parte della dottoressa e credo che sia complicato stabilire quale deve essere il protocollo, quale deve essere la modalità. Che succede? Fermi tutti, c'è De Luca? C'è De Luca che è imperdibile? A proposito dell'attivismo della Regione Lombardia, poco fa il presidente della Campania ha detto: c'è chi preme per affrettare la ripresa di tutto, ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c'è un contagio così forte, diciamo, poi rischiamo di pagare no, tutti. No, la Campania chiuderà i suoi confini, faremo un'ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni. Apritelo un attimo, De Luca, vediamo. Vediamo se riusciamo a recuperare un passaggio. La Regione Veneto ha fatto più di 200.000 tamponi e ieri ha avuto 366, credo, nuovi contagi. La Lombardia 200.000 tamponi, quasi 1.000 nuovi contagi. A conferma del fatto che non è quella la strada per contenere il contagio. Allora noi abbiamo lanciato un piano di screening. Allora, usciamo perché adesso poi è il piano di screening della Campania, insomma, poi ognuno, e questo era il tema, Parenzo, che volevo porre, no? Cioè, noi dobbiamo immaginare, adesso, posto che tutti pensiamo che si debba tornare, diciamo, a lavorare per quelli che non stanno lavorando, il punto è come riaprire. E allora, sul come, mi sembra che davvero ci sia... neanche l'ordine sparso, cioè all'interno di ogni regione indicazioni che poi vengono smentite, che poi si modificano. E io mi chiedo e chiedo a Parenzo se diciamo il tema del come, quindi di quali precauzioni sanitarie, può essere una questione che ciascuna regione stabilisce per sé, per cui a Roma fanno un test sierologico, a Milano ne fanno un altro, lì fanno i tamponi, però da quell'altra parte no. Cioè, si può gestire così? No, non si può gestire così. La questione è esattamente questa. Avete fatto bene a metterla in luce con quella bella intervista alla concreta e molto pragmatica medico di base. Abbiamo capito una cosa, cioè che per rallentare la diffusione del virus il lockdown a qualcosa è servito, cioè ha rallentato la diffusione del virus. Ma rimane tutta la questione del sommerso, cioè di quelle persone di cui non sappiamo nulla. Quelle che vanno in carico alla dottoressa, no? Nello specifico a Milano. Ad oggi, a diciamo 2 mesi, dal 23 febbraio ad oggi, di queste persone qua, o dal lockdown, se vogliamo prendere quella come data più precisa, di questo sommerso non sappiamo nulla. Ora apprendiamo che si inizia a monitorare quella parte enorme di popolazione di cui non sappiamo nulla. Allora è folle pensare che le regioni, 21 regioni, decidano ognun per conto proprio come se fossero dei piccoli, come fosse la Repubblica di San Marino o la Città del Vaticano, dei piccoli stati, ognuno si fa le sue regole e i suoi tamponi. Io credo che sia una follia. Se c'è un modello che funziona, non so se è quello del Veneto, non so se è quello campano, ma insomma prendiamo quello del Veneto e lo utilizziamo su scala nazionale, perché non sono dei piccoli imperi gestiti da dei governatori che si svegliano la mattina e decidono motu proprio io faccio così un piccolo territorio. È un messaggio sbagliato che si dà. Allora, provo Parenzo a riassumere quello che sappiamo e ci aiuterà il professor Morrone. Quello che sappiamo è che ci sono dei test sierologici, oggi c'è il bando per cui Arcuri apre, diciamo, la possibilità di scegliere una ditta, una società
che fornirà i kit sierologici. Nel frattempo la Lombardia comincia il 23, evidentemente con kit che ha già scelto. In Lazio hanno già cominciato e dunque si è iniziato con altri kit. Ora io mi chiedo come si fa poi a paragonarli, come si fa a capire se possono stare insieme i risultati di questi kit e quali saranno veri, quelli nazionali o anche quelli regionali, eventualmente a quale condizione. Poi c'è la questione dei tamponi, molti di questi kit richiedono in seconda battuta che io faccia il tampone, cioè risulto positiva, il kit sierologico mi dice che sono positiva, bene, devo fare il tampone per capire se ho in questo momento il virus addosso oppure se l'ho avuto. E non ci sono i reagenti però, neanche nelle regioni che sono più impegnate in questo momento a combattere il virus. Ancora, ci parlano dell'app, sappiamo il nome, non me lo ricordo. Immuni. Immuni si chiama. Te lo devi però segnare. Sappiamo, me lo devo segnare, sì, adesso faccio un nodo. Però sappiamo che quest'app ci consentirà di essere monitorati e quindi se noi veniamo in contatto con uno che è contagiato, se siamo a nostra volta contagiati, questo ce lo dice. Peccato che è volontario e serve il 60% della popolazione, quindi bisogna vedere se gli italiani hanno voglia oppure no. Vedo che Parenzo fa così con la mano. Ma questa è la pura realtà, è quello che sappiamo a questo momento. Ci vuole coordinate nazionali, protocolli. Aggiungo un elemento, che oggi leggo questa intervista e penso subito a Morrone. L'intervista è Paolo Branchini, è un fisico sperimentale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale ci spiega a che punto stiamo della curva. Cioè lui dice, questo plateau l'abbiamo ormai imparato, cioè sarebbe il terreno piatto, no? Quando la linea più o meno è piatta. Dice, non si piegherà se noi apriamo. E in realtà è rimasta così perché noi siamo stati in casa. Allora lui dice, c'è un'unica soluzione, che è quella che quelli che sono in casa, i famosi contagiati che però non sono contati, queste persone qui devono essere isolate in spazi adeguati come hanno fatto a Wuhan. È così, professore? Beh, un po' più complesso. Però io volevo dire almeno tre buone notizie. Quando abbiamo visto l'elenco dei numeri, noi dovevamo sottolineare un aspetto importante. Abbiamo avuto il maggiore decremento dei ricoveri con sintomi. E le terapie intensive. Il maggiore decremento delle terapie dei pazienti che sono andati in terapia intensiva. Che lei ci ha sempre detto, è una gran buona notizia. Vuol dire quella. Che le terapie che noi stiamo realizzando in questi soggetti danno dei risultati. In parte le terapie e in parte la diagnosi precoce, perché abbiamo aumentato il numero di tamponi. Ieri abbiamo fatto il maggior numero di tamponi in una giornata. Sì. Quindi queste sono le buone notizie. Ora, io personalmente non sono per la corsa alla fase 2, alla riapertura, perché la cattiva notizia è il numero dei deceduti. Abbiamo avuto ieri un numero ancora elevato e un numero elevato di persone contagiate. E quindi perché positivi. È pericoloso? Lo spieghi a De Manzoni, il quale dice non mi interessa. Dire, io non ho detto che non è pericoloso. No, ma scherzo De Manzoni, intendo scherzo. Dire che in però voglio capire perché oggettivamente poi può diventare il gioco dell'oca, cioè che fai l'errore e torni alla casella precedente. Allora, qual è il problema? Che in effetti in questo momento da una parte abbiamo fatto questo distanziamento sociale che ha dato dei risultati. Risultati li sta dando. Quello che dice il fisico è che oltre questi risultati non secondo ne lui dare. Non ne potremo dare, nel senso che potremo mantenere questo distanziamento sociale, ma abbiamo già raggiunto il massimo. E però dice una cosa in più. Certo, lui dice che tutti coloro che hanno comunque dei sintomi e sono stati in casa debbono essere posti in uno stato perché di isolamento. Perché altrimenti continua il contagio familiare o di piccola comunità. Ma noi l'abbiamo già detto più volte qui, queste persone non dovrebbero essere in casa e dovrebbero essere in quelli che vengono chiamati hotel sanitari, in modo tale da avere quella famosa stanza con il bagno e la finestra. Perché in Italia non abbiamo pensato a questa soluzione? Ma perché inizialmente io credo che si sia pensato, come quasi tutto il Servizio Sanitario Nazionale purtroppo in questi anni ha fatto, di andare tutti al pronto soccorso, andare tutti in ospedale. E in parte, in alcune regioni, la salute e i servizi sanitari territoriali sono stati, come dire, ridotti rispetto all'attività ospedaliera, ospedalocentrica, sì. Che purtroppo non ha dato i risultati, non li può dare. È vero che il modello che ha funzionato di più, diciamo, posto che si possa ad oggi trarre le somme, certo. È certamente il modello veneto che era più forte sul territorio e che ha ospedalizzato meno rispetto alla Lombardia.
però nel passato noi abbiamo investito di più purtroppo nell'attività ospedaliera. Perché abbiamo investito di più? Perché li abbiamo fatto il centro del servizio sanitario nazionale. No, è chiarissimo. Quindi è un errore grave. Quando all'inizio questo ha determinato un maggior numero di contagi, 128 medici siamo, oltre 100 sacerdoti, è morto l'ultimo farmacista. Sì, una quantità di vittime da quel punto di vista imbarazzante. Allora, voglio tornare da De Manzoni, che so voleva intervenire. Aggiungo anche una domanda che, diciamo, molti osservatori si sono stupiti, si è parlato del pantano della fase 2, si sono stupiti del fatto che diciamo, la spinta alla riapertura arrivi da quelle regioni, che poi sono le regioni del nord, che stanno pagando un prezzo più alto e che ancora oggi contano moltissime vittime. Sì, però da un certo punto di vista ritorniamo al discorso di prima, nel senso che se con il lockdown fatto come adesso siamo arrivati al tetto di quello che potevamo ottenere e se, come è probabile, come è possibile, come è sospettabile, adesso molti dei nuovi casi si sviluppano in famiglia, non è che abbia moltissimo senso tenere la gente chiusa in famiglia a infettarsi tra di loro, anche perché, ripeto, prima o poi bisognerà anche affrontare gli altri problemi che sta determinando questa situazione. Però quelle famiglie lì le dobbiamo stanare o no, De Manzoni? Perché se non le staniamo e si ritorna al lavoro, quelli lo portano al lavoro poi. Certo. È quello che dovrebbe essere fatto, cioè cercare di fare più tamponi, più screening, in modo da individuare quelle persone. Gli hotel erano anche stati individuati, per esempio appunto. A Milano ne sono stati fatti alcuni di hotel. Che pronti ad accogliere gente, sono vuoti. Però la mia domanda, De Manzoni, è: ma questa cosa qua non va fatta prima? Cioè nel momento in cui ho tutto il piano per mappare tutto, per fare i test, quindi ho in mano i test, in mano chi deve controllare i tamponi, e attenzione, non sto dicendo che va bene come abbiamo fatto, ma magari dovevamo anticipare queste mosse, no? Una volta che io ho tutto questo e quindi so come sta messa la mia popolazione, do la possibilità di tornare al lavoro a tutti quelli che lo possono fare in sicurezza. Cioè non c'è una cosa questa che va fatta prima dell'altra? Per non correre il rischio dell'errore della famosa casella di partenza. Il problema è una questione di tempi. Quanto ci vuole fare un discorso di questo tipo e quanti danni crea non aprire nel frattempo. Io sto guardando in giro, perché poi c'è l'Italia, ma ci sono anche gli altri paesi. Certo, anche noi ci siamo presi tutti i vari paesi, no? Alcuni hanno chiuso più tardi di noi e hanno riaperto prima. Stanno riaprendo prima, addirittura tornano a scuola. Sulle scuole poi ci sarebbe un discorso da fare. Noi abbiamo chiuso le scuole prima di sospendere attività produttive, quindi abbiamo indotto le famiglie a prendere i bambini che non potevano più andare a scuola e mandarli dai nonni. E questo spiega probabilmente anche alcuni dei numeri che ci ritroviamo ad affrontare. Sì, in molte momento. Famiglie prudentemente non li hanno mandati dai nonni perché seguivano Tagadà e sentivano Morrone e diceva di non portarli dai nonni si sono salvati. Ma il tema della scuola torna di nuovo attualissimo, perché se noi non riapriamo le scuole, ma nel frattempo diciamo che si torna tutti al lavoro, io voglio vedere questi ragazzini chi devono stare. Perché peraltro si dice invece che 5 giorni, 7 giorni, quindi non si sa, i ragazzini festeggeranno perché restano da soli a casa e possono fare dei gran macelli, però diciamo un problema c'è ed è piuttosto grande. Adesso mi ricordi gli altri paesi europei e poi so che è arrivato un ospite che voglio presentare. Parenzo, commentiamo insieme gli altri paesi, prego Alessio. Noi abbiamo preso in esame Germania, Francia e Spagna. Germania, industrie aperte da sempre, il 20 aprile la riapertura dei piccoli negozi, il 4 maggio è prevista una riapertura graduale delle scuole, in Francia l'11 è prevista la graduale riapertura del paese, 11 di maggio ovviamente, aprono le scuole, restano chiusi bar, ristorante e cinema. La Spagna, che è il secondo paese al mondo per numero dei contagi, l'11 maggio probabile inizio di una fase 2, distanziamento sociale come nuova normalità. Oh, attenzione, molti di questi paesi, però l'ho preciso, hanno già fatto tamponi o test sierologici, cioè hanno una mappatura diversa o hanno la questione delle app già attive, che hanno già messo in funzione. Parenzo? È esattamente questo, a parte che voglio vedere la Francia riaprire le scuole, perché mi pare che anche lì... Sì, poi anche appunto, sì, vediamo, certo. Comunque, stiamo a vedere...
Io qualche dubbio oggi ce l'ho, poi magari ci risentiamo, perché leggendo qualcosa anche della stampa estera mi pare di capire che polemiche ce ne sono anche in Germania, non lo so, ma in Francia sicuramente sul tema della riapertura delle scuole. Il tema ha una parola sola, secondo me, che è organizzazione. Cioè tutto si può fare, però ci devono essere indicazioni chiare, protocolli precisi e una struttura dello Stato che da nord a sud coordina tutta l'operazione con l'ausilio delle regioni. Cioè le regioni non possono essere invece il punto di partenza dell'organizzazione della riapertura. Così si rischia davvero il disastro. Allora, il punto c'è da, e l'avete toccato voi con le testimonianze che avete raccontato, ma come possiamo affidare alla Regione Lombardia l'organizzazione di questa fase 2 con tutto il disastro, diciamo, organizzativo che abbiamo visto oggi? Allora, io vedo... Chiaro, Parenzo. Vedo che è arrivato l'ospite che aspettavamo e quindi arrivo subito da lui. Però ho un debito con una persona, questa persona si chiama Renato. Renato, che ci chiama da Roma, ci chiama da almeno 4 giorni. Io devo prendere assolutamente questa telefonata per il professor Morrone. Renato, c'è al telefono? Sì, Renato c'è al telefono. Oh, che bello, ben trovato, e ci perdoni se l'abbiamo fatta aspettare. È un ragazzino, no, io sono 15 giorni che chiamo. Oh, mamma mia. Mi hanno sempre messo in programma, però purtroppo capisco la situazione. Volevo fare una domanda al professore. Prego. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, io quello che devo dire è una cosa sola. Io sono un ragazzo di 91 anni. Complimenti, complimenti. E devo praticamente cercare di salvaguardarmi, perché io amo la vita. La vita semplice, quella che si viveva nel 29, 30, 50, fino a quel periodo. Io ho la famiglia che sta sopra me, che è mio figlio. Quando entrano, io gli dico: vi siete lavati le mani, per piacere, venite da fuori, io ho paura di voi. Ho paura, allora, di voi, certo. E allora vi voglio domandare, faccio bene oppure devo fare qualche altra cosa in più? Renato, intanto le posso dire grazie per aver chiamato e per essere stato così cucciuto, perché io sono molto contenta di averla conosciuta, la considero, diciamo, una botta di energia al programma. Grazie davvero, Renato, adesso le faccio sentire la risposta del professor Morrone. Io intanto la ringrazio e mi verrebbe desiderio di chiederle una ricetta, cioè di dirmi come lei ha fatto ad arrivare così, in maniera così lucida e intelligente. Quindi il ragazzo sono io di 91 a anni. Chiederle una prescrizione medica. Secondo, fa bene a chiedere di lavarsi le mani, sono assolutamente d'accordo. Se vuole insistere, gli faccia portare pure la mascherina, che la mascherina chirurgica protegge lei indipendentemente da loro, la protegge. Quindi glielo chieda tranquillamente, signor Renato. Allora, fatemi salutare, sono assai contenta di averlo qui con noi, il dottor Sergio Arari, che vedo collegato da Milano, ben trovato, pneumologo dell'ospedale San Giuseppe, che è anche polo universitario proprio dell'Università di Milano. Allora, dottor Arari, lei è pneumologo, ma ha anche la responsabilità di coordinare 3 diversi ospedali, tutti impegnati nell'emergenza Covid, direi, insomma, un bel impegno. E poi firma il Corriere della Sera, per cui in queste settimane ha raccontato gli effetti di questo tsunami che ci ha colpito tutti, finché ha raccontato anche di una telefonata che ha ricevuto, la telefonata in cui le dicevano che lei era positivo. La racconta anche a me? Sì, io ero a una riunione istituzionale e avevamo fatto alcuni controlli sul personale sanitario di routine, quindi sapevo che potevo risultare positivo, ma non me l'aspettavo, francamente. Un po' psicologicamente avevo scotomizzato questa ipotesi, ero stato molto attento, non avevo sintomi, non so, mi ero convinto che non sarei stato positivo. Perché uno lo sa, però poi pensa, vabbè, però a me non succede, cioè sa che esatto. Può succedere, ma pensa tanto a me non capiterà mai, e invece è così. Quindi... E sente, quando è arrivata la telefonata, lei come ci è rimasto? Cioè, che effetto le ha fatto? Ci sono rimasto malissimo e poi ero arrabbiatissimo. Quindi... Arrabbiato con chi? Con se stesso. Ma arrabbiato col virus, ovviamente. Certo. Arrabbiato col virus. Cioè, come ti sei permesso proprio a me?
Quindi sono uscito dalla riunione, ovviamente cercando di comunicare in qualche modo che mi assentavo per una ragione giustificata e non per maleducazione. Sono uscito nel piazzale antistante l'istituzione dov'ero, maledicendo il più possibile. Quindi il virus. A me ha detto arrabbiato, ma in realtà veniva giusto un altro termine, diciamo. Sì, esattamente. Cioè, proprio che uno è. E poi l'ha detto subito alla sua famiglia? Allora, ho avuto un attimo di esitazione perché mia moglie è con mie figlie, io ho due figlie piccole, lontane da me da un mese e mezzo. Però ho pensato che sarebbe stato difficile gestire la comunicazione se non gliel'avessi detto. Devo dire che tutti bisogna andare in ospedale, mentre invece sarei stato... Insomma, una bugia complicata da gestire, diciamo. A fin di bene, esatto. Ma complicata da gestire. Quindi l'ho chiamata, gliel'ho detto, abbiamo deciso assieme comunque di non dirlo a nostre figlie. E si è fermato il collegamento, non ditemi che non è vero, vediamo se lo recuperiamo. Purtroppo è vero e come diciamo in questi casi l'Europa resta in silenzio. Mentre... Sì, l'Europa non se ne preoccupa. Voglio, allora approfittiamo intanto che proviamo a riacquistare il collegamento. Diciamo c'è un tema, chiedo sia a De Manzoni che a Parenzo, che a me colpisce sempre moltissimo, vi chiedo un telegramma su questo che poi andiamo in pubblicità e vediamo di riattivare il collegamento, ed è quel numero pazzesco, 128 sono è uscito oggi. Un dato, sì, il numero dei morti è quello, purtroppo dice... il professor Arara ci dice lui è rimasto, per fortuna lui è asintomatico, poi vediamo se riusciamo a recuperarlo, ce lo racconterà. E 17.000 sanitari contagiati, 17.000 contagiati, il che De Manzoni, le chiedo qual è la prima cosa che ci racconta questo numero e la morte di tanti medici. Ci racconta che è un sistema molto ospedalizzato, non è funzionale, anzi è terribilmente disfunzionale rispetto a questo tipo di epidemia. Chiedo... Anche se, ed era quello che volevo dire prima, in altri casi magari è un sistema che ti salva la vita, però attenzione perché non no, c'è no, solo certo, il virus. No, certo, poi insomma della ci nostra sanità abbiamo parlato spesso, per le non quali c'è l'ospedalizzazione non c'è dubbio rapida... rispetto a questo virus e alla contagiosità di questo virus. Certo. Parenzo ci racconta anche che forse all'inizio davvero, pur pensando di essere preparati, eravamo impreparati. E i nostri medici sono andati alla guerra senza le adeguate precauzioni? Eravamo impreparati e i nostri medici sono andati alla guerra non per colpa loro, perché certo. Molti lo denunciavano e lo dicevano, senza le dovute precauzioni, e questo dimostra che un piano pandemico che in realtà c'era, perché non è vero che non sia mai esistito, perché tutti gli stati e le ASL e i territori comunque spesso hanno l'obbligo di prepararsi, vero. Come un'azienda si deve preparare nel caso, io non voglia, scoppi un incendio. L'avevamo dimenticato, diciamo, in un cassetto. E quindi i piani c'erano, in qualche caso addirittura non sono stati adeguati, ma i piani c'erano, non li abbiamo rispolverati al momento giusto e purtroppo quello è il dato che ci portiamo. Pubblicità, vediamo se riusciamo a recuperare Sergio Arara. Intanto pubblicità, quello per forza. Siamo nella zona industriale di Bari, le aziende e le imprese sono deserte da settimane, tranne qui. Alla Bosch oggi si torna al lavoro. A che ora ha cominciato? Alle 6 stamattina. Guanti, mascherina... E in linea abbiamo disinfettanti, carta, altri guanti, è cambiato tanto, ma dovremo lavorare così. Abbiamo chiesto l'attivazione solo esclusivamente di quelle linee che servono quel tipo di veicoli commerciali, appunto. 10% della produzione è aperta oggi. 10% così. Quindi anche il 10% delle persone della nostra forza lavoro sono autorizzate, e questo abbiamo richiesto al prefetto e ci è stato accordato. Quindi 150 persone? Orientativamente 150 persone al giorno, suddivise su 3 turni, e quindi in un turno mediamente abbiamo circa tra 50 e 60 persone presenti in 60.000 metri quadrati coperti. Sono 3 settimane abbondanti che non lavoravamo. Vi faceva più paura l'idea di
dell'incertezza economica o... No, no. Il rischio sanitario è la cosa che al massimo può fare più paura. Per quanto riguarda l'incertezza economica, finché abbiamo la salute, penso che sia una questione di tempo, che quindi possa essere risolta quello. Qui avete sanificato tutto? Una volta per settimana sanifichiamo tutto e ogni giorno anche facciamo qualcosa con le persone per sanificare un posto di lavoro. Le tastiere, i pulsanti, tutto questo è fatto ogni giorno. Più approfondita la facciamo una volta alla settimana durante il weekend normalmente. All'ingresso non possono entrare se non hanno la mascherina. Quindi si devono munire di mascherina chirurgica? Sono quelle FFP2 o 3, le diamo, durano 5 giorni, le consegniamo con un modulo che devono firmare e quando poi scade il quinto giorno c'è un ricambio automatico della mascherina. Un altro piccolo accorgimento, le porte sempre aperte. Ah. Per evitare che si utilizzino le maniglie, si tocchino le maniglie. Si lavora, finalmente. Dopo quanto tempo è tornato? Una ventina di giorni. Pesanti? La mancanza di lavoro si fa sentire. È un problema per è una un famiglia? È un problema per una famiglia, per chi c'è un mutuo da pagare. Aveva paura del perdurare di questa situazione? Paura c'è sempre. Prima o poi passerà, non sappiamo quando. Abbiamo ancora strada da fare? Tanta. Questo è un passaggio che non finisce adesso e io non credo che neanche tra una settimana o due potremo dire abbiamo fatto tutto. I sistemi si abituano al cambiamento e lo farà anche il sistema produttivo, inevitabilmente. Allora, le aziende che lavorano, le aziende che hanno ricominciato a lavorare, sono rimasti con noi David Parenzo, Massimo De Manzoni, il professor Morrone. E poi adesso controlliamo anche l'audio perché torniamo a collegarci anche con Sergio Arari, però prima De Manzoni le voglio chiedere questo, i dati sulle imprese italiane ci dicono che queste Istat, giusto Alessio? L'Istat hanno chiuso i battenti 2,1 milioni di aziende, il 48% del totale, meno 30.000 aziende nel primo trimestre e poi il dato delle persone che hanno perso il reddito familiare, l'unica fonte di reddito familiare, secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 3,7 milioni di italiani. Allora, diciamo De Manzoni che per queste persone non c'è tempo semplicemente, non vale né domani né dopodomani, per queste persone il tempo è già finito. È quello che dicevamo prima, ci sarebbe da fare tante cose prima di riaprire, ma per certe persone non si può assolutamente. Devo anche tornare un secondo su quello che diceva prima Parenzo, perché è perfetto. Li abbiamo mandati effettivamente i medici a mani nude nella guerra. Ricordiamoci che questo è un paese che ha dichiarato lo stato d'emergenza il 31 gennaio e ha fatto il primo ordinativo internazionale di mascherine e di respiratori in il 3 di marzo. Quindi abbiamo lasciato passare un intero mese senza fare assolutamente niente. Allora mi dite, poi arrivo anche da Parenzo, ma mi dite se Sergio Arari mi sente a questo punto, è buono il collegamento, vediamo. Professor Arari, eccoci qua, bene. Allora lo ricordo per quei pochi che non ci avessero seguito prima, lei è pneumologo, lavora all'ospedale San Giuseppe, ma anche la responsabilità a Milano, ma anche la responsabilità di coordinare altri ospedali. Lei era convinto di essere Superman, un bel giorno scopre che non è Superman e che c'ha il coronavirus, diciamo è andata più o meno così. Quindi ci ha raccontato che un po' si è arrabbiato, ha usato questa espressione, ma sappiamo tutti e due che voleva dire un'altra cosa. Ha dovuto dirlo a sua moglie perché si è reso conto che era complicato nascondere una cosa a fin di bene, magari per non farla preoccupare, ma insomma era complicato. Ed eravamo arrivati a questo punto. La mia domanda successiva era ed è, lei a quel punto ha cominciato a stare chiuso in casa e a curarsi, a fare cosa? Per i pazienti asintomatici non c'è indicazione al trattamento. Perché lei intanto, diciamolo, è totalmente asintomatico e lo è stato per tutto il tempo. Sì, quindi sono semplicemente in quarantena e basta, non assumo alcun farmaco. Senta, neanche avvisaglie, sintomi, qualcosa che le facesse pensare, una stanchezza particolare, niente. Guardi, sono stati giorni talmente caotici che non avevamo tempo per ascoltarci. Sì, e che al limite anche la stanchezza uno, diciamo, aveva facilmente... La poteva facilmente attribuire alla difficoltà delle giornate.
Sì, eravamo sul campo fino a quando ho lavorato continuativamente, sabati, domeniche, notte, giorno, quindi insomma sinceramente non posso dire. Se l'è chiesto come me la sono presa? Sì, certo, me lo sono chiesto, ma non riesco a ricostruire. Siamo risultati positivi in quattro e nessuno di noi riesce a ricostruire il percorso. Fra l'altro io, come ho anche scritto nella mia lettera Corriere, ero stato preservato dai miei collaboratori dalle manovre più a rischio. Perché avendo lei responsabilità anche rispetto a più ospedali, diciamo i suoi collaboratori le avevano fatto una specie di cintura di sicurezza, cioè evitavano di esporla troppo, no? Esattamente. E dall'altra parte ho comunque fatto molta attenzione nell'usare i mezzi protettivi, ma evidentemente non è stato sufficiente. Senta, per lei non è stato sufficiente, però ci sta raccontando, poi, insomma la vediamo, mi sembra che lei stia bene, evidentemente appunto non ha avuto sintomi, non ha sintomi. Per altri medici e per tanti infermieri prendersi il Covid-19 ha significato morire, banalmente, 128, e poi gli infermieri un'altra, altre 30 persone. 17.000 il totale dei sanitari contagiati, il 43% sono infermieri e 2 su 3 sono donne. E allora le chiedo cos'è successo, cos'è che non ha funzionato? Allora, credo che non abbia funzionato prima di tutto il fatto che non si sia pensato che i primi da proteggere erano i sanitari, prima di tutto perché andavano in guerra, ma anche perché poi potevano rappresentare loro stessi dei vettori del contagio. Certo. E quindi è positivo che adesso nella fase di ripartenza si immagini di cominciare a mappare epidemiologicamente il personale sanitario prima di tutti, perché questo può rappresentare il focolaio epidemico. Perché così si toglie un doppio pericolo, no? Cioè, da una parte si tutelano i medici, dall'altra si tutelano i pazienti, perché inevitabilmente il medico diventa poi un veicolo di infezione. Senta, mi dice dal suo punto di vista che meraviglioso futuro ci aspetta? Io sono molto preoccupato per la ripresa, capisco le necessità economiche e sociali di riprendere e quindi sono assolutamente conscio della situazione del paese. Dal punto di vista sanitario sono molto preoccupato perché ci potrebbe essere un ritorno di fiamma virale. E se la prima volta... Cioè, lei teme altro che fase 2 economica, fase 2 del virus? Sì, sì. Noi non ci aspettavamo l'attacco virale che abbiamo subito, la Lombardia ha veramente subito un'onda d'urto inattesa e violentissima, poi per carità sono stati anche commessi degli errori, se ne è parlato anche prima negli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto l'Italia che è un paese che ha una tradizione di igiene pubblica molto importante, sembra aver dimenticato alcune norme fondamentali, come per esempio che il controllo delle epidemie parte dal territorio, gli ospedali sono l'ultimo argine di difesa. Quello che ci diceva il professor Morrone qui in studio, no? È evidente che lì c'è una questione. Senta, ma quando arriva secondo lei il vaccino? Guardi, io non sono un esperto di vaccini, però parlando con esperti di vaccini che fanno delle considerazioni assolutamente ragionevoli, io non credo che ci si possa aspettare ragionevolmente un vaccino prima di 2-3 anni. Non credo che sia possibile immaginare la sintesi del vaccino. Addirittura 2-3 anni? Guardi, ripeto, riporto colleghi che sono molto più esperti di me, che si hanno dedicato la loro vita professionale a studiare virus e vaccini, ma prima che venga sintetizzato, provato nell'animale, testato in una popolazione di controllo che deve essere identificata e che deve essere di operatori a rischio. No, no, è chiaro, ci sono una serie di fasi e quindi lei dice c'è poco da stare allegri, bisogna dare il tempo alle cose di essere fatte. Senta, dottore, le chiedo un'ultima cosa ed è questa. Mi aiuta con un'immagine, lei che il virus l'ha conosciuto sia come medico che come paziente, possiamo dire? E però per fortuna, lo ribadiamo, in quanto paziente, diciamo senza patirlo troppo, le chiedo questo, a volerlo raccontare per immagini, che bestia è questo virus?
È una bestia infida e traditrice e purtroppo causa una serie di manifestazioni cliniche che vanno da quella mia, di un soggetto asintomatico che però può infettare gli altri, a malattie gravissime e mortali. E non sappiamo ad oggi perché in certi pazienti si sviluppa in un modo piuttosto che in un altro, non sappiamo come si sviluppa l'immunità. Prima si è parlato della sierologia, sì, anticorpale, ma dobbiamo sapere che anche i cinesi hanno descritto che c'è una percentuale di pazienti che non sviluppa anticorpi o sviluppa tardivamente, quindi è molto complicato il tema e credo che, appunto, non ho un'immagine che possa rappresentarlo, ma credo che sia qualcosa di molto infido e di molto pericoloso. Senta, lei ha finito la quarantena, la sta finendo, quanto le manca? Io devo fare, come tutti gli operatori sanitari, i tamponi di controllo. Però, per esempio, la mia sierologia è risultata negativa dopo parecchi giorni dal primo tampone. Quindi o sono uno di quei soggetti che non sviluppano sierologia anticorpale, oppure non ho ancora sviluppato l'immunocompetenza, oppure sono, come mi sembra più probabile, un falso negativo della serologia. No, che è meraviglioso, perché praticamente con la sua sola testimonianza ci ha detto quanto tutto sia fallace. Livello, no? Di ansia. Cioè, quanto poi il livello di ansia di Orsinger è salito alle abbandono stelle. Abbandono dello studio. Grazie, dottor Alari, grazie davvero per essere stato con noi. Volevo sentire Parenzo in un telegramma, che poi ho un tassativo e Parenzo sa che cosa significa, però voglio sentire Parenzo su questo, no? Il dottor Alari ci ha detto due cose. Intanto, lui è una persona che, per grazia di Dio, non ha sintomi, i casi degli asintomatici, e io sono sempre molto colpita da quei casi lì, perché se il dottore non avesse fatto di routine all'interno dell'ospedale il controllo, il tampone, non lo avrebbe saputo e quindi sarebbe andato in giro a fare da vettore. E allora mi chiedo, quando torniamo al lavoro, quanto è importante che noi sappiamo qual è la situazione, no? E l'altro elemento è che pure sugli anticorpi in realtà si sa una quota di verità, ma non si sa tutto. Quindi anche lì fai il siero, ma poi. Prego, Parenzo. Tamponi, tamponi, tamponi. E null'altro che tamponi. Ed è un aspetto. L'altro, la riapertura. Io sono a favore della riapertura, so che ci mancherebbe altro, so che tante aziende si sono già messe a norma, si stanno mettendo a norma, stanno spendendo soldi per organizzarsi. Ma anche perché 3 milioni di persone senza reddito è un tema, ovviamente. Non c'è più. Per non parlare della nostra azienda, che tu conosci bene, essendo un asset strategico e necessario, continua a lavorare, ma sono state prese delle misure per far lavorare le persone, i cameraman, gli operatori, tu stessa, la tua redazione, metà lavora, l'altra è sparta. Quindi la possibilità di organizzare c'è e le aziende lo stanno facendo. C'è tutta la parte che deve fare il pubblico, però. Ti pongo lì un'altra questione. Come vanno? Fammi la domanda che devo andare in pubblicità, la lasciamo per chi arriva. Fai la domanda. Un domani, quando si riaprirà, ci saranno delle regole certe sul trasporto pubblico e sulle regole che il trasporto pubblico dovrà seguire, chiaro, per portare le persone al lavoro? Tant'è vero che in Lombardia si è detto invece che 5 giorni si lavori 7 giorni per ridurre il numero delle persone, però anche lì ci sono delle controindicazioni. Ma non basta. Grazie Parenzo, grazie De Manzoni, grazie davvero, noi ci rivediamo presto, spero, andiamo in pubblicità, Morrone resta qui anche perché adesso poi recuperiamo con le telefonate, tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo sempre in compagnia del professor Morrone, il nostro medico di fiducia, e dovrebbe essere collegato con noi Jacopo Tondelli degli Stati Generali, collegato da Milano. Ben trovato Tondelli. Buon pomeriggio. E poi saluto il nostro fiscalista Gianluca Timpone, perché di soldi, di ripartenza anche vogliamo parlare. Ben trovato Timpone. Però prima di parlare con voi, poi Timpone, devo fare una serie di domande sui mutui perché ci stanno scrivendo in tanti, veramente. Quindi arrivo anche da lei, ma prima mi aprite Luca Sappino. Luca, dove ti sei spostato? Riconosco che non sei allo Spallanzani. No, esatto, sono davanti a Villa Fulvia, che è una casa di cura, un centro di riabilitazione della Regione Lazio. Siamo a Roma, sull'Appia.
uno dei piani di questa struttura che vedi alle mie spalle, se Massimiliano mi asseconda, è diventato di fatto un reparto Covid, perché in questa struttura dove il 9 aprile si è registrato il primo caso di tampone positivo, sono ad oggi 50 i pazienti diciamo tamponati e certificati positivi e una trentina i dipendenti, i collaboratori stanno tutti a casa. I pazienti stanno 28 circa, anche se è appena passata poco fa un'ambulanza di biocontenimento, e siccome so che ci sono dei trasferimenti in atto perché la struttura cerca di allontanare diciamo i pazienti appena di portarli negli ospedali dove possono essere assistiti ovviamente al meglio appena i sintomi crescono, ma insomma fino a mezz'ora fa erano 28 i pazienti ancora dentro alla struttura. Mi sono spostato qua per due motivi. Scusami Luca, perdonami se ti interrompo, però per capire bene, no? Tu hai detto che il 9 aprile è stato individuato il primo caso di Covid? E a distanza quindi di una settimana, meno di 10 giorni, una settimana, sono diventati 50. Più 30 collaboratori. Ti devo dire che sono stati effettuati dal 9 aprile, a proposito di tamponi pochi o tanti, ne sono stati fatti 490 circa, diciamo l'ASL è venuta a fare qua dentro 490 tamponi, ci sono 200 pazienti, insomma ne sono stati fatti molti. Per questo diciamo c'è una prudenza nel dire che non dovrebbero esserci ulteriori casi, ma volevo darti un dato invece che è interessante, perché dei primi tamponi negativi, sui primi tamponi negativi, perché i pazienti sono prevalentemente asintomatici, difficili da individuare, si è ricorso la ASL, il Policlinico Tor Vergata, è venuta qua a fare dei test sierologici e su una circa 35 test tamponi negativi analizzati ne hanno trovato uno che invece era positivo e le cui IGC dicevano che aveva passato la fase acuta della malattia e che però ne era venuta a contatto. Questo per dire quanto in realtà è complicato tenere il passo e mappare effettivamente i contagi. Da questa zona di Roma, Tiziana, e chiudo, ti vorrei dare però un'altra notizia, perché non è molto distante da qua il Selam Palace, quell'occupazione a scopo abitativo dove vivono più di 500 migranti che abbiamo raccontato la scorsa settimana e che era diventata un vero e proprio focolaio, perché anche lì dai primi due casi in tre giorni siamo arrivati ad averne più di 30, un'intera comunità messa diciamo in una vera e propria zona rossa. Bene, oggi la ASL ha comunicato che molto probabilmente verranno allentate il presidio sanitario a quella struttura, perché i tamponi sono terminati, sono tutti negativi quelli fatti finora, quindi insomma una buona notizia che una mi sembrava buona notizia finalmente. Ottimo Luca, voglio chiedere aiuto al professor Morrone, perché Luca ci ricorda anche con il racconto di questa casa di riposo come poi i tamponi possono essere insufficienti non perché non ci siano i numeri, ma perché certo, la risposta può essere insufficiente, così come i test sierologici possono essere insufficienti. Plausibilmente, professore, è solo l'incrocio dei due sistemi di ricerca del virus che ci dà la certezza? Esatto, bisogna tenere presente, quando noi parliamo di esami sierologici dobbiamo intendere se l'esame dalla polpastrella, cioè dal dito, e allora questo ha un margine di errori maggiore rispetto al prelievo venoso, dove invece si fa proprio un test particolare, si chiama ELISA, dove è più sicuro e abbiamo la certezza non solo della presenza degli anticorpi, ma anche la loro quantità, che è il metodo che viene utilizzato nei soggetti guariti per poter utilizzare il loro siero da dare ai pazienti malati. Ai pazienti, che sappiamo la questione del plasma, esatto, che viene utilizzato tra gli altri farmaci, mettiamolo così. Esatto. Ci sono dei farmaci e poi c'è anche il plasma. Esatto. Quindi abbiamo necessità di sapere quanta è la titolazione anticorpale, perché se è inferiore a un certo dato quel siero non può essere utilizzato nella immunizzazione passiva, e quindi nell'incrocio tra il tampone, che è un test di biologia molecolare abbastanza complesso, non tutti i laboratori possono farlo, e la sierologia da prelievo venoso, abbiamo la certezza. Il che Tondelli ci dice quanto è difficile ragionare sulla fase 2, perché non parliamo d'altro che non della riapertura. Sì. E poi se riapri devi tener conto del fatto che intanto il virus è tra noi
e che basta un solo passo falso per ricominciare da capo, il che non mi pare proprio una magnifica idea. No, non è una bella idea. Tra l'altro i dati di cui parlate adesso sono dati che incrociati che ancora non abbiamo. Assolutamente, e che sono dati, no, ma non ci abbiamo neanche fondamentali quelli singoli, per la fase 2. Diciamo. È esattamente questo, volevo dire. Il problema è che in gran parte, da quel che si capisce, in alcune regioni, di sicuro nella mia, in Lombardia, non riusciamo ad avere un dettaglio e un aggregato dei dati su quello che è stato visto fino adesso. Cioè, si continua a dire, ad esempio, che ci sono tanti nuovi positivi nonostante il lockdown in Lombardia, ma non si riesce a capire, al di là dell'indagine giornalistica anche svolta molto bene da alcuni, dove sono questi nuovi contatti, dove si sono annidati, se sono nelle famiglie, se sono nell'RSA, se sono negli ospedali. Sono qui, poi, a questo punto ormai lo sappiamo, ma non si riesce ad avere chiarezza di questi dati, che ovviamente sono dati decisivi per capire il passaggio dopo. Leggevo poco fa, cioè, che il governatore De Luca dice che io sono pronto a chiudere la Campania se le regioni del nord allentano le misure. Ora, chiaramente è un'affermazione, cioè, estrema, forte, ma tutto sommato comprensibile se la guardiamo dal lato di chi ha contenuto il virus, perché giustamente l'unica risposta possibile è avere garanzie su chi si muoverà, ci riporta, a che Tonnelli, titolo, anche e garanzie all'altro tema, che l'Italia del contagio è di nuovo, siamo già abituati a questo, ma è di nuovo più Italie, perché non c'è una medesima Italia rispetto al contagio, 21, rispetto 22. Al virus, no? Certo. 21-22. Più o meno 21-22, cioè quante sono le regioni? Cioè, il tema è che in ciascuna regione ha avuto delle conseguenze più o meno gravi e che di conseguenza quelle regioni hanno più o meno paura di affrontare, diciamo, quello che altre regioni magari di hanno sicuro già affrontato. Di sicuro, scusi, dico solo questo, di sicuro, diciamo, il tema Lombardia è un tema clamoroso, perché se secondo le stime generali il 10 o il 15% dei cittadini lombardi sono entrati in contatto col virus, l'hanno contratto, ce l'hanno, l'hanno avuto, è chiaro che una mobilità non mappata dei cittadini lombardi, tra cui me, che verrei molto volentieri a Roma al più presto, ma non mappati e non conosciuti nella nostra storia clinica, diventa un vero problema per l'Italia, e rischiamo che questa cosa crei problemi in regioni che non hanno avuto un problema davvero serio. Diciamo, questo lo avevamo assunto come fatto anche prima del coronavirus. Vengo a trovarla. Vengo a trovarla al più presto. No, grazie. Per il momento direi no, grazie. Alessio, che succede? È uscito il bollettino economico di Banca Italia con dei dati che si confermano ultra negativi. L'emergenza coronavirus nel primo trimestre del 2020, solo nel primo trimestre, ci costerà 5 punti percentuali di prodotto interno lordo. La diffusione del contagio ha avuto un forte impatto negativo da fine febbraio. Se il lockdown si chiuderà rapidamente, quindi questa è l'ipotesi, il PIL scenderà solo, e si fa per dire, del 6%, altrimenti le stime sono destinate a essere molto, e questi numeri molto si traducono inferiori nelle difficoltà delle singole famiglie, che poi non ce la fanno a pagare il mutuo, che poi non ce la fanno ad organizzarsi per le esigenze, anche quelle più basiche, diciamo. Arriviamo a ragionare di mutui, però devo prendere un paio di telefonate, perché sennò mi picchiano qui dietro questo monitor, per capirci. C'è una delle autrici che fa le telefonate, ogni tanto s'affaccia e fa questo gesto qui, come per dire stanno aspettando di parlare col professor Morrone. Vediamo chi c'ha il telefono. Pronto, buon pomeriggio. Marco? Sì, pronto, buongiorno. Eccoci, Marco, ben trovato. Buongiorno. So che chiama, grazie, dalla provincia di Vercelli, faccia pure Vercelli, la sua domanda, certo, al professor Morrone. Sì, ecco, al professor Morrone, una domanda sui test sierologici, visto che ne state parlando, lo stesso professor Morrone ha parlato appunto di un test ELISA. Chiedo alla regia se alza un po' l'audio della telefonata, se no Marco lo sentiamo male. Vale. Ecco. Eccoci. Sì, no, dicevo, il dottor Guerra dell'OMS, nella conferenza stampa dell'altro ieri con Borrelli, ha detto che verrà utilizzato per test sierologici un unico test per garantire ovviamente omogeneità del dato
riproducibilità, un unico test affidabile che potrebbe essere un test ELISA, ad esempio, come ha citato adesso il dottor Morrone. Però quello che io voglio chiedere, vi è attualmente un fiorire di iniziative di comuni, amministrazioni, eccetera, che fanno fare dei test sierologici, sempre per la ricerca in modo particolare delle IgG, con diversi metodi, appunto metodi ELISA, metodi in chemiluminescenza, ci sono le saponette tipo il test di gravidanza, test con diversi gradi di precisione, sensibilità, specificità. Allora io mi chiedo, poiché qui dovranno determinare se vi sono queste IgG stabili per dare una sorta di patentino di immunità, eccetera, e visto che il test sarà deciso... La domanda, Marco, la prego. La domanda è, che significato ha fare adesso questi test diversi tra di loro, visto che vi sarà un solo test, come dice il dottor Guerra dell'OMS, per dare l'affidabilità al dato. È chiarissima la domanda ed è un dubbio che ci siamo posti anche noi, quindi sono contenta che il professor Morrone possa rispondere. Prego, professore. Grazie alla domanda. Io sono d'accordo con il dottor Guerra. Noi dobbiamo andare verso un'omogeneità dei test, altrimenti noi avremo tanti positivi da una parte, tanti negativi. Ecco perché il governo sta cercando di fare un bando per un unico tipo di test che valga per tutto il paese. Tenga presente anche perché che io potrei aver fatto il test da una parte e dice che sono negativa, ma se quel test non è riconosciuto a livello nazionale... Però il 3 aprile il Ministero ha emanato una circolare in cui ha individuato tutti i laboratori delle diverse regioni d'Italia che sono autorizzate a fare i test sierologici e tamponi, quindi biologia molecolare e ELISA. E poi ha individuato 10 tipi di test rapido che possono essere utilizzati. Aspetti, allora però mi deve spiegare una cosa, perché Arcuri sta facendo oggi il giorno allora, del bando. Allora, tra quei 10 si cerca di farne uno per motivi epidemiologici, cioè si cerca di capire, confrontare per cose poterli uguali. Confrontare. Tenga però presente, lo dico al nostro ascoltatore, che non esiste il patentino di immunità, dobbiamo essere chiari. Questi test, soprattutto i rapidi diagnostic test dal polpastrello, che serve soprattutto nelle comunità religiose, nelle comunità penitenziarie, nelle comunità in generale, in tutte le aree dove comunque le fabbriche, le industrie, ha delle caratteristiche che non può dare nessun tipo di patentino. Noi, quando un soggetto è assolutamente negativo, e questo sarà anche per andare a lavorare in fabbrica, dopo 15 giorni lo deve rifare. Questo lo dico con chiarezza, perché non esiste il patentino in cui possiamo assicurare... Cioè, non è assicurare... che io a quel punto ho preso la patente e posso guidare per sempre. Già non vale per la patente automobilistica. Dopo 15 giorni comunque devo riprendere la patente, rifare l'esame. Queste sono le caratteristiche, come dire, la flowchart, le indicazioni scientifiche. Alessio fra poco si Passiamo sdraia. Passiamo ai mutui, io per sento favore. Che fra poco Passiamo si sdraia. Passiamo ai mutui. Allora, i dati che ci ha dato Alessio, e poi vi prometto che torniamo alle telefonate, però... I dati di Banca Italia, i dati che sono arrivati al Fondo Monetario Internazionale ci dicono di una situazione economica complicatissima. Una delle questioni che preoccupano di più è certamente la questione del mutuo. Come faccio a sospenderlo? Ma la banca ha discrezionalità oppure no? Abbiamo preparato un vademecum, lo ha preparato per noi Margherita Costa, ve lo faccio vedere e poi ho un collegamento importante. Margherita Costa. Il decreto Cura Italia del 17 marzo estende le modalità di accesso al fondo Gasparrini del Ministero delle Finanze riservato ai mutui sulla prima casa e lo finanzia con 400 milioni di euro. Il fondo permette ai titolari di un mutuo sulla prima casa entro i 250.000 euro di sospendere fino a 18 mesi il pagamento delle rate perché in condizioni di temporanea difficoltà economica e paga il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Non può accedere al fondo chi ha un mutuo sopra i 250.000 euro, chi ha il mutuo su un immobile di lusso, chi è già beneficiario di altre garanzie pubbliche come il fondo prima casa, chi ha già chiesto una sospensione del mutuo e non è in regola con il pagamento degli ultimi 3 mesi. Oltre ai casi già previsti di licenziamento, morte o handicap, possono accedere al fondo
i dipendenti che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% per più di 30 giorni consecutivi, anche senza cassa integrazione. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti che a partire dal 20 febbraio abbiano registrato un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019. Chi ha già chiesto una sospensione del mutuo ed è in regola con il pagamento degli ultimi 3 mesi. In questo caso il conteggio si riazzera e si può arrivare a un massimo di 18 mesi di sospensione. Il mutuo si può sospendere per 6 mesi se il lavoro si è fermato tra 30 e 150 giorni consecutivi, per un anno se il lavoro si è fermato tra 151 e 302 giorni, per 18 mesi se il lavoro si è fermato oltre 303 giorni consecutivi. Se oggi non sappiamo dire con certezza per quanto tempo si fermerà il nostro lavoro, è meglio richiedere la sospensione del mutuo per 6 mesi e poi, se necessario, rinnovarla fino a un massimo di 18 mesi. Come fare domanda? Il modulo si scarica direttamente dal sito del Dipartimento del Tesoro. Deve essere compilato e consegnato alla banca che ha concesso il mutuo. La pratica impiega circa 45 giorni per essere approvata, ma la sospensione del mutuo avverrà dalla data in cui avete presentato la domanda. E ricordate, avete tempo per richiedere la sospensione del mutuo fino al 17 dicembre 2020. Fatemi ringraziare Margherita Costa, perché secondo me ha preso una laurea in economia per fare collega questo pezzo sui mutui. No, davvero, collega perché di Timpone. Timpone, intanto la promuoviamo? È stata precisa, ci ha dato tutta una serie di riferimenti e poi ci torniamo nel dettaglio, perché voglio capire insieme a lei alcune cose precisa che francamente mi sembrano abbastanza complicate. Però prima vi presento Ettore Marchesi, 73 anni, direttore amministrativo di un bar pub a Cernusco sul Naviglio, ben trovato. Grazie, buongiorno. E saluto il titolare del medesimo bar pub, Daniele, che di anni ne ha 43, ben trovato Daniele. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie, la prima cosa che vi devo dire, vi dovete distanziare tra voi, se no sgridano anche me. Oh, vedi? Basta che ci abbiate quel metro di distanza e stiamo tutti più tranquilli. Il vostro locale naturalmente è chiuso da 2 mesi, quindi incassi zero, e invece le spese? Le spese ci sono ancora, l'affitto, le cambiali, i mutui, luce, acqua, gas, ci sono. Cioè, tutto come prima, diciamo. Tutto come prima. Senta, io so che lei ha detto a chi l'ha contattata che le misure del decreto per un piccolo imprenditore non sono così facili da ottenere, non è così facile accedere, così come ha detto Conte. Me lo spiega? Perfetto. Lei ha detto come ha detto il signor Conte. Prego. Sì, no, io chiedevo una cortesia, cioè volevo chiarire una cosa. Cioè, se il signor Conte, prima di preparare questo decreto 23 dell'8 aprile, ha contattato il fondo di garanzia, ha contattato le banche, perché ci siamo accorti che il fondo di garanzia ha emesso un modulo, ha fatto un modulo dopo 10 giorni, un modulo che noi abbiamo firmato, abbiamo accettato, però un modulo capestro. Poi le banche, se sono state contattate, perché noi lavoriamo con due banche, una a livello nazionale e una a livello Nord Italia. Aspetti solo un attimo, Ettore, perché sì, così anche a casa ci seguono bene, no? Bene. Tanto per cominciare, voi quanti siete? Chiedo anche a Daniele, quanti dipendenti avete, Daniele? Sì, siamo in 4, signor Tiziano. Cioè c'è 3 dipendenti fissi e 1 stagionale, e come siete combinati? A chiamata. Uno a chiamata. Per loro avete avuto la cassa integrazione? Allora, la domanda della cassa integrazione è stata presentata con notevoli difficoltà, ha detto dal commercialista. Problemi difficili per collegarsi, per ottenere, però la domanda è stata inoltrata. Oh, e questo primo passo è fatto. Ma i soldi sono arrivati? Perché diciamo tra le due cose. I soldi non sono arrivati. Oh, i soldi non sono ancora niente arrivati. Niente soldi. Daniele ha chiesto, che ne so, i 600 euro. Non so se certo, lui è una partita IVA. Certo. Daniele certo, li ha chiesti. Quelli sono certo, arrivati? Sì, certamente.
È stata fatta la richiesta regolarmente, eh? Ho in mano la ricevuta che è stata fatta la domanda, i soldi a mezz'ora fa sul conto corrente non li abbiamo visti. Fermatevi un attimo, voglio sapere da Timpone, sono particolarmente sfortunati loro, Timpone? No, dobbiamo dire né questo. Né cassa integrazione né partita IVA. No, è una prassi. Allora, la partita IVA, i 600 euro dovevano arrivare entro il 17 per circa 2 milioni. Io mi ricordo, tra il 15 e il 17, giusto? Esatto, per circa 2 milioni di richiedenti. Gli altri 2 milioni la riceveranno da qui a fine mese, anche perché con il quindi nuovo loro decreto... Quindi loro fanno parte di quelli più sfortunati. Loro dovrebbero far parte di quelli che la riceveranno fra pochi giorni. Inoltre, per quanto riguarda la cassa integrazione, è una prassi consolidata, ne abbiamo parlato ieri, siccome è molto farraginoso il meccanismo perché ci vuole prima l'accordo con i sindacati, anche se nel caso loro, essendo meno di 6 dipendenti, viene meno la quella l'accordo, parte lì, ma però comunque basta, è complicata, esatto. E alla fine i soldi non arrivano, non sono ancora complicato, arrivati. È complicato, sa perché? Perché una volta che è stata trasmessa la richiesta alla regione, la regione la manda all'INPS e l'INPS dovrebbe provvedere materialmente al pagamento. È stato fatto anche un accordo con le banche, però nonostante che ci siano le banche che anticipano i denari, questi non arriveranno prima dei 30 giorni. Potevano fare un meccanismo diretto, diciamo un po' più semplice come lei ci spiegava ieri. Esatto, però esatto. Timpone ha detto la parola magica, ha detto la parola banche. Con le banche come vi siete trovati, Ettore e Daniele? Ma lì, cioè, possiamo dire la adesso realtà non dica fatti. Le cose brutte che poi tornate in banca, no, e quel poco che vi davano non ve lo danno più. No. Quindi dovete essere prudenti, diciamo, è un consiglio così da amica. Allora, noi abbiamo presentato la regolare domanda, il modulo stampato, cioè noi abbiamo presentato la domanda per i primi 25.000 euro. Per i 25.000 euro, bene. Per i 25.000 euro. Mi è stata chiesta, siccome questo locale è stato acquistato l'anno scorso all'8 di febbraio, mi è stata chiesta allora l'autocertificazione, però mi hanno chiesto la dichiarazione IVA, e mi hanno chiesto aspetti come la dichiarazione IVA, che a maggio nessuno di noi a marzo nessuno di noi ha pagato l'IVA perché ci hanno detto che era spostata. Io ho fatto impazzire il commercialista, l'ho fatta fare e l'ho fatta spedire con, e ho allegato la dichiarazione IVA, ho allegato la ricevuta di spedizione e ho allegato i pagamenti, ho allegato tutto e basta, la domanda è stata presentata. Poi cosa succede? Io chiedo questa mattina, visto l'intervento che c'è stato di Sibeoni ieri, segretario della FABI, ha detto che il portale c'è, che c'è tutto, però manca un altro documento che è quello della richiesta di finanziamento alla banca. Allora io questa mattina educatamente chiedo alla mia banca questo modulo. La banca scende dal mondo, dalle nuvole, e dice questo documento noi non l'abbiamo, lo chiederemo in direzione, quindi documento quindi nel non frattempo c'è. Diciamo con calma e per favore, forse prima o poi quando sarà finita la richiesta di perfetto. Tutti i moduli, di tutti i documenti, forse voi vedrete l'idea di un forse euro diciamo. Aspetti un esatto. Attimo Ettore, che ci facciamo sempre aiutare da Timpone. Timpone, di che cosa stiamo parlando? Ricordiamo, i 25.000 euro si possono chiedere purché si abbia un fatturato che è di 100.000 euro nell'anno precedente, perché devono essere il 25% giusto del fatturato. La richiesta. Cioè per avere i 25.000 euro bisogna avere un fatturato ricavi non inferiori di 100.000 euro. Bene. Però qui possiamo dare però una buona notizia, perché entro la prossima settimana le banche che hanno già ricevuto il modulo, perché poteva essere tranquillamente trasmesso con una mail ordinaria, lo trasmettono al fondo di garanzia e ancora prima di ottenere l'ok da parte del fondo di garanzia possono comunque bonificare la somma direttamente all'impresa. Queste sono le indicazioni dell'ultima ora. È vero quello che è stato detto dal signore, che molte banche, oltre al modulo che possiamo scaricare dal sito del fondo di garanzia, richiedono un'altra documentazione, richiedono un modulo personalizzato, però anche in assenza del modulo personalizzato, una volta ricevuta la domanda e in attesa dell'ok del fondo di garanzia, la banca può autonomamente anticipare i 25.000 euro
Discorso diverso. Scusi, invece, Timpone, se lei ha notizia di quante banche hanno fatto generosamente questa azione? Allora, ad oggi nessuna. Strano, perché però, no? Nessuna, perché non hanno il portale, non sono collegati al portale effettuare i pagamenti. Allora, voglio sentire, scusatemi un attimo, voglio sentire sia Tondelli che il professor Morrone, perché secondo me questa vicenda ha anche un aspetto di tipo sanitario, nel senso che sta male al fegato. Diciamo, non si chiama coronavirus, ma minimo ti viene il mal di fegato. Favorisce l'infezione perché abbassi le difese immunitarie. Vedi che siamo d'accordo. Voglio sapere però da Tondelli di cosa stiamo parlando. Cioè, questo paese forse affronta il virus, forse deve fare le capriole per le questioni economiche, non si libererà mai della burocrazia e della furbizia, del mezzuccio? Guardi, sul mezzuccio e la furbizia non mi pronuncio fino a quando non avremo evidenza, diciamo, che anche di questo si parla. Voglio sperare e pensare di no. Una cosa però è certa, che quella burocrazia, quella massa di burocrazia sovrabbondante da cui siamo sempre circondati, e eccessiva a detta di tutti gli organismi internazionali, però spesso e volentieri ha dentro di sé una parte indispensabile, no? Di procedure, di controlli, a cui sono sottoposte tutte le organizzazioni complesse, e le banche sono decisamente un'organizzazione complessa. Ora, in questo momento, quello che serve e quello che anche il governo ha chiesto, diciamo, a tutto il sistema, e a cominciare dal sistema finanziario, ha chiesto un enorme sforzo di semplificazione e di tempi rapidissimi per mettere a terra. Mi sembra questa dal racconto che abbiamo che non sbattere. Ci sia né l'una né l'altra cosa, no? È perché va naturalmente a sbattere contro, diciamo, strutture che sono abituate a funzionare, a lavorare in un certo modo, dalle centrali fino giù per i rami alle filiali di provincia, dove io immagino uno dei meccanismi che scatta, ed è anche comprensibile, no? Guardandola da quel lato, è del funzionario di banca che dice: sì, no, ma un momento, va bene, io ho capito, l'ho guardata anch'io la conferenza di Conte, ma però a me chi mi garantisce che se io ma come accelero, faccio? E poi se chiedono a me, certo, se ne io ho la alzo le mani e sto fermo, certo, chiaro. Dopodiché, se lui quindi sta fermo, è Ettore rischio, e Daniele hanno un problema serio. Certo, chiedo a Ettore e certo, Daniele quanto certo. Siete preoccupati per il futuro. Prima di salutarvi, davvero vorrei che voi ci faceste capire. Noi innanzitutto siamo preoccupati perché un'altra banca mi ha risposto oggi, che per quanto riguarda i finanziamenti del decreto Cura Italia, ed è una banca a livello nazionale, non ci sono ancora istruzioni operative a istituti di credito, cioè non ci sono ancora istruzioni, questa è una banca a livello nazionale, ma ha risposto alle ore 11:20 di oggi, e poi mi ha anche aggiunto un'altra email che la banca poi deve fare anche gli aggiornamenti delle normative bancarie prima di fare tutto. No, questo. No, è evidente che questa è una situazione nella quale è necessario fare interventi tempestivi, e i tempi non possono essere questi. Se è vero che non hanno le disposizioni, è inaccettabile. Se le banche giocano sul fatto di non avere le disposizioni, è altrettanto inaccettabile. In ogni caso, Ettore e Daniele hanno un problema serio, che è il problema peraltro di mezzo paese. Alessio? Lo ha detto anche poco fa la Presidente della Commissione Banche, Carla Ruocco, parlando dell'atteggiamento degli istituti di credito in relazione alla massa di liquidità che si deve movimentare per i provvedimenti Covid. Stiamo riscontrando, un virgolettato, che ci sono molti atteggiamenti poco corretti da parte delle banche. Le segnalazioni che riceviamo da cittadini e imprese sono tante, aziende che si sono trovate in un momento di difficoltà e non hanno potuto pagare i fornitori. Che si blocchi loro il credito adesso è assurdo. È abbastanza assurdo, siamo d'accordo con lei. Timpone, le posso chiedere una cosa, ma rispetto al fatto di sospendere i mutui, alle richieste dei 25.000 euro cui faceva riferimento Ettore, e ripeto, anche alla sospensione dei mutui, le banche hanno discrezionalità oppure no? Sì, hanno molta discrezionalità, hanno tantissima discrezionalità, soprattutto per quanto riguarda
importi che vanno al di là dei 25.000 euro, perché devono effettuare una autovalutazione, e quelle imprese che già avevano difficoltà prima della crisi difficilmente riusciranno ad accedere a nuovi finanziamenti. Oppure, in pratica, no, però io chiedevo, ad esempio, rispetto al mutuo, tante persone ci stanno scrivendo, hanno il mutuo, in questo momento non hanno il lavoro, non sono in grado di pagare le rate. La sospensione, sospensione del mutuo è obbligatoria da parte della banca o dipende dalla banca, dalla discrezione della banca? Allora, per quanto riguarda la sospensione per l'acquisto della prima casa, al possesso dei requisiti la banca obbligatoriamente deve sospendere il mutuo. Per quanto riguarda invece finanziamenti però o prestiti, la lista dei requisiti è quella lista che ci faceva la Costa, che comunque è una lista articolata, sempre sotto i 250.000 euro, insomma, che ci dovrebbe sono essere portata a 400. Una cosa importante per le imprese invece, c'è sempre nell'ambito del decreto Cura Italia l'obbligo da parte delle banche di effettuare una moratoria per quello che riguarda i prestiti o addirittura per i fidi in scadenza, che devono essere comunque utilizzati dall'imprenditore fino a moratoria. Settembre. Esatto, su questo aspetto però devo essere sincero, molte banche alla semplice richiesta comunque provvedono alla sospensione di quelli che ma sono i finanziamenti. Ma anche questo, ribadiamolo, è obbligatorio, non è discrezionale. No, questo è obbligatorio, però quando ti sospendono la rata, attenzione, gli interessi, le banche comunque li paghi, e il calcolo degli interessi non viene effettuato sull'importo che tu vai a sospendere, ma prendono in considerazione il valore residuo, quindi paradossalmente se io sospendo rate per 10.000 euro, io pagherò interessi non per 10.000 euro, ma ad esempio su 100.000 euro, che è il valore residuo del finanziamento. Quindi gli interessi sono molto ma molto maggiori rispetto a quello che pagherò. Cioè io non pagherò i soli interessi delle rate che non sto pagando, ma di tutto il debito residuo che ho con la banca. Esatto. Quindi se ti devo pagare ancora 100.000 euro, due rate le rimandiamo, io non pago gli interessi per le due rate, ma pago gli interessi per le altre 25 che ancora dovrò pagare. Che mi pare una di quelle cose che poi torniamo al punto della crisi epatica. Ti pigli più facilmente il coronavirus. Allora, grazie davvero ad Ettore e Daniele, non so che dirvi. In bocca al lupo, grazie per aver condiviso con noi la vostra esperienza. Io spero che le cose vadano bene, deve andare bene, davvero in bocca al lupo. Andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Telefonate. È il momento del dottor Morrone, da solo.